L'arrivo di questo virus all'interno della nostra società ha creato e ha dovuto portare a dei cambiamenti anche di tipo normativo, degli interventi normativi che si sono dovuti affiancare nonché o sovrapporre a quelli già presenti. Quindi, oltre alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, i compiti del medico competente che erano definiti e sono normalmente definiti dal decreto legislativo 81, è stato necessario affiancare ulteriori disposizioni normative che andassero anche andare, cioè per an andare anche a tutelare queste figure particolari dei lavoratori fragili. Naturalmente, i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente in questo contesto sono stati particolarmente coinvolti perché ovviamente hanno dovuto mettere in atto tutta una serie di collaborazioni con le autorità sanitarie che prima forse erano più sporadiche, adesso sono invece molto più strette, molto più contingenti. C'è stata la necessità di valutare anche il reinserimento di persone malate che sono state contagiate, che hanno quindi avuto degli esiti importanti e che poi dovevano essere reinserite all'interno del mondo del lavoro e tutelare in generale queste persone fragili. Per cui il protocollo condiviso del 14 marzo 2020, ormai ha un anno di vita, che era stato firmato tra le parti sociali e il governo e che andava proprio a definire un protocollo di azione specifico per le aziende, per le attività lavorative, in cui definire le modalità di gestione di questa situazione, in modo da evitare il più possibile il contagio nei confronti di chiunque poi fosse un lavoratore. E in questa fase è stato quindi dato un importante ruolo al medico competente legato proprio alla segnalazione di eventuali situazioni di fragilità di particolari persone con situazioni patologiche attuali o esiti di pregresse che comunque diventavano problematiche quindi in questo contesto. Naturalmente la fragilità e la persona fragile non sono sicuramente una novità, ci sono sempre stati, sono sempre state le persone che, appunto, come dicevamo, portatrici di patologie di vario genere, venivano definiti e sono sempre stati definiti da degli ipersuscettibili. I medici del lavoro li conoscono da sempre, in fondo, gli ipersuscettibili, perché mettere insieme, far andare d'accordo patologia e lavoro e mansioni specifiche non è sempre facile. Bisogna sempre adeguare l'uno all'altro in modo tale che non ci siano delle interferenze reciproche. Quindi la persona fragile in realtà esiste da sempre, così come esiste quindi il lavoratore fragile. E nel DPCM all'inizio di pandemia, insomma, quello di marzo, 8 marzo 20 e poi successivi, veniva infatti si iniziava proprio a raccomandare, stando molto in generale, però faceva trapelare l'idea, no, di che cosa si parlasse, che tutte le persone anziane, affette da patologie croniche, con varie patologie o con immunodepressioni, dovevano evitare di uscire di casa a meno che non fosse strettamente necessario. Quindi si poneva l'attenzione proprio sulla persona fragile. Dal punto di vista del lavoratore fragile, il decreto legislativo del 17 marzo, poi convertito in legge, e anche quello del il 34 di maggio, sono quelli che definiscono il lavoratore come colui che è fragile, come colui affetto da patologie gravi. I due decreti sono quelli che di fatto introducono la tutela vera e propria del lavoratore fragile. E quello di maggio definisce la sorveglianza sanitaria eccezionale che poi viene appunto applicata in questi casi. Il lavoratore fragile per antonomasia è quello che voi penso sappiate, è in possesso di un riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge 104. Quindi, laddove ci sia questo tipo di certificazione o qualsiasi altra certificazione rilasciata da organi medico-legali che attestino delle condizioni di rischio importanti legate a immunodepressioni, patologie oncologiche o esecuzione di terapie salvavita, vuol dire insomma i lavoratori che hanno la 104 in parole molto semplici, sono i fragili per antonomasia. Per loro quindi è stata subito prevista una tutela particolare, che era quella di fatto di poter assentarsi dal servizio e l'assenza dal servizio viene equiparata a una cosa ancora attiva, no? Veniva equiparata al ricovero, quindi con il codice V07, un ricovero che veniva quindi, cioè un'assenza per malattia giustificata ovviamente dal medico di assistenza primaria, purché ci fosse ovviamente la certificazione e il riconoscimento
delle disabilità e delle patologie definite insomma in questione. Nella circolare del Ministero della Salute, la 7942 di marzo, si suggeriva, si parlava invece per esempio dell'immunodepressione e si suggeriva già per le persone che avessero questo tipo di situazione di favorire le condizioni di lavoro a distanza, di evitare attività lavorative in ambienti particolarmente affollati e di mantenere almeno la distanza di almeno 1 metro, ma meglio anche 2, con l'uso di mascherine e di corrette norme igieniche. Dunque, quindi infatti poi nella circolare del Ministero della Salute del 29 aprile, che è proprio quella che definisce tutte le indicazioni operative relative all'attività del medico competente in questo contesto, si invita proprio il medico a tenere conto del fatto che ci sono nell'ambiente di lavoro delle persone che da considerare maggiormente fragili, sia per una questione di età sicuramente, ma per la presenza e compresenza anche di patologie di cui siano già a conoscenza. Per cui queste persone, ovviamente adeguatamente informate e sensibilizzate, hanno il diritto di far presente al medico competente la presenza di queste patologie. Quello che è importante è proprio che viene specificato già allora, ma di fatto i dati sono sovrapponibili anche adesso, che appunto la condizione di fragilità si manifesta ed è tale soprattutto nelle fasce di età più elevata della popolazione e soprattutto però non vale da sola, cioè non è solo l'età che definisce una fragilità, ovviamente ci deve essere la concomitanza di altre patologie. Più o meno di vario tipo, naturalmente patologie gravi, patologie di una certa entità, che sono prevalentemente rappresentate da malattie cronico-degenerative degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale, le malattie dismetaboliche e le patologie a carico del sistema immunitario, nonché ovviamente le patologie oncologiche. Quindi questo è il quadro generale della persona cosiddetta fragile. Il decreto del 34 di maggio, come anticipavo prima, è quello che ha definito di fatto e ha stabilito la necessità di una sorveglianza sanitaria eccezionale, quindi che va oltre quella che è la sorveglianza sanitaria normalmente applicata negli ambiti aziendali. È una sorveglianza sanitaria che di fatto dura e durerà e andrà parallelamente allo stato di emergenza sanitaria del territorio. Quindi ad oggi è di fatto, se non sbaglio, fino al 30 aprile siamo sicuri che ci sarà che siamo nell'ambito di un rischio sanitario nazionale, poi vediamo come andrà, se verrà ovviamente prolungato, verrà prolungata molto probabilmente anche questo tipo di sorveglianza sanitaria. E quindi una sorveglianza sanitaria aggiuntiva specifica per questi lavoratori che sono maggiormente esposti al rischio di contagio, ma soprattutto proprio perché queste persone, se contagiate, potrebbero avere ovviamente delle conseguenze più gravi rispetto alle persone che sono invece immunocompetenti e sane. Tanto per confermare, questi sono dei dati che ho preso dall'Istituto Superiore di Sanità, è l'ultimo aggiornamento recente, e infatti ci fa vedere che questi dati sono reali, nel senso che alla fin fine purtroppo i decessi interessano senza dubbio maggiormente la popolazione anziana, quindi pazienti deceduti e positivi, come vedete le fasce di età sono sicuramente quelle maggiori. La media attuale si attesta sugli 81 anni. Sono presenti infatti varie patologie concomitanti in queste persone decedute, in questi pazienti deceduti. Sul lato sinistro ci sono le patologie prevalentemente cardiovascolari, che sono peraltro più presenti nel paziente anziano, mentre sul lato destro sono quelle comorbidità più tipiche del giovane, quindi l'obesità, l'infezione da HIV, la dialisi, però sono tutte patologie presenti spesso e frequentemente all'interno nei casi di persone decedute per Covid. In generale, vedete che quasi nel 67% dei casi dei decessi c'erano più di tre o più comorbidità contemporanee. Insomma, i pazienti, le persone decedute con Covid, perlomeno senza patologie concomitanti, sono soltanto il 3%. Questo a supporto di quello che si dice, cioè quella che è la definizione poi del paziente
del paziente fragile. Quindi la sorveglianza sanitaria è eccezionale, in quanto abbiamo detto non ordinaria, va oltre la sorveglianza normale, ed è transitoria perché durerà di fatto finché durerà questo stato di emergenza sul territorio nazionale. Non è assimilabile a quella che viene prevista dall'81, anche se ovviamente viene effettuata dal medico competente dove è già nominato. Laddove invece non è nominato il medico competente, questo decreto prevede che in quest'ambito ci sia necessariamente un'eventuale nomina di un medico competente transitorio per il periodo necessario per fare questo tipo di accertamenti su queste persone. E il datore di lavoro la deve garantire questa possibilità, questa sorveglianza sanitaria. Quindi le due alternative sono la possibilità di nominare un medico in via transitoria oppure di richiederla ai servizi territoriali dell'INAIL che mediante i propri medici del lavoro si attivano per fare le visite richieste. Il fatto che sia una sorveglianza sanitaria eccezionale è proprio definito da questi due aspetti, sia perché vengono nominati medici temporanei che non sono normalmente così nominati, e sia perché nel caso in cui venga invece affidato l'incarico di effettuare le visite all'INAIL non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 dell'81, che sono invece proprio quelli che si applicano alla figura esistente all'interno di un'azienda di un medico competente, cioè gli obblighi del medico competente, le modalità di svolgimento dell'attività, i rapporti che ha con il servizio sanitario e poi le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria. Ovviamente l'INAIL non rientra in queste tipologie. Allora, la finalità quindi della sorveglianza sanitaria è proprio quella di andare a individuare queste condizioni di fragilità connesse all'età e alla presenza di patologie, come abbiamo già detto, e quindi il medico sarà in grado di valutare l'esistenza, no? Di definire l'esistenza di eventuali limitazioni o prescrizioni in modo che sia possibile permettere a questi lavoratori di lavorare in sicurezza senza rischiare particolari contagi. Allora, il rischio di contagio è aumentato in questo contesto ovviamente ed è manifesta soprattutto laddove ci siano situazioni lavorative in cui c'è la necessità o comunque una situazione di aggregazione, per cui adesso sappiamo che le misure prevalentemente indicate per evitare il rischio, il contagio da Covid sono proprio il distanziamento, no? L'utilizzo di mezzi, dispositivi di protezione personale e il distanziamento. Pertanto dove quelle situazioni lavorative dove ovviamente è prevista un'aggregazione particolarmente intensa non sono consigliate sicuramente aumentano il rischio di contagio. Pertanto è necessario in questa fase il protocollo operativo, quello dell'allegato 12, mette appunto una serie di indicazioni per evitare proprio queste situazioni di maggior rischio di contagio all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi bisogna far andare d'accordo, diciamo, l'organizzazione lavorativa e la situazione, l'individuazione di soggetti particolarmente fragili e che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Sicuramente per poter ridurre questo rischio, sicuramente il lavoro a distanza è una delle metodiche ovviamente più agevoli, più facili, più percorribili, no? Laddove dove sia possibile, perché ovviamente non tutte le mansioni possono prevedere questo tipo di attività. Sicuramente per un lavoratore fragile è una delle soluzioni migliori, se non quella ideale. Oltre a queste ci sono ovviamente tutta una serie di misure che le aziende possono e devono mettere in pratica proprio per garantire un accesso sicuro ai posti di lavoro, un utilizzo sicuro degli spazi comuni. E poi ci sono una serie di misure ovviamente che possano essere applicate, che può essere da dove è possibile l'utilizzo esclusivo dell'ambiente di lavoro, evitare o limitare l'accesso negli ambienti di lavoro di persone dall'esterno, garantire e aumentare la distanza interpersonale
non condividere, diciamo, superfici di contatto o comunque condividere previa adeguata Prezzi. disinfezione, attrezzi, strumentazioni varie, computer, banalmente, tastiere, telefoni e quant'altro, e ovviamente evitare o quantomeno anche qui limitare il più possibile il contatto con il pubblico, che quello può essere per esempio l'utilizzo delle barriere in plexiglass che si vede ormai dappertutto sostanzialmente. Allora, questo tipo di, qui ho fatto un excursus veloce, non sto a leggerlo tutto perché si tratta poi alla fine di una serie di decreti legislativi convertiti in legge. Il discorso di fondo è che inizialmente questa sorveglianza sanitaria, prevista dal decreto di maggio, non era stata prorogata in maniera continuativa, però poi c'è stata fortunatamente un decreto legge di quello di ottobre, se non mi sbaglio, sì, che invece ha in maniera retroattiva riportato la continuità e quindi la sorveglianza sanitaria eccezionale iniziata a maggio dell'anno scorso di fatto continua ed è attiva sicuramente perlomeno fino al 30 di aprile di quest'anno. Poi ci sono state appunto delle modifiche ai termini di legge in alcuni punti in modo tale da poterne garantire la continuità. Ok, infatti da questo fino a dicembre, poi appunto recentemente sono state prorogate fino al 30 di aprile. E quindi da questo punto di vista la copertura c'è sempre stata. A dicembre l'INAIL inoltre aveva emanato questa circolare, la 44, che di fatto è una circolare applicativa nelle quali vengono descritte tutte le modalità attraverso cui i datori di lavoro, che appunto non sono obbligati alla nomina competente, che scelgono quindi di avvalersi di questo ente, ci sono appunto i metodi, il modo con cui possono farlo. Di fatto l'INAIL ha attivato un servizio telematico dedicato attraverso cui un link proprio informatico attraverso cui si può richiedere la visita e viene poi organizzata e messa in pratica. Allora, la sorveglianza sanitaria eccezionale di fatto funziona in questo modo, non è molto diverso da quello che poi in realtà succede normalmente. Comunque le persone che, i lavoratori che in qualche modo si ritengono essere lavoratori fragili perché portatori di una qualche situazione particolare, hanno ovviamente innanzitutto devono essere informati e sensibilizzati nel conoscere quelli che sono i diritti in questo senso di essere visti dal medico e in modo tale che venga definita meglio la loro posizione all'interno dell'azienda. Quindi ci deve essere la possibilità di essere visti, di essere visitati e di una verifica della compatibilità tra le condizioni di lavoro e le condizioni di fragilità presenti. Pertanto, ciascun lavoratore ha il diritto di chiedere proprio una richiesta che dovrà poi essere ovviamente corredata al momento della visita e nel rispetto della privacy, di tutta la documentazione sanitaria che supporti appunto la richiesta stessa del lavoratore. La visita verrà poi effettuata, come dicevamo, o dal medico competente già nominato o da un medico di nuova nomina. Oppure, oltre all'INAIL, non bisogna dimenticarsi che c'è anche la possibilità per l'azienda di richiedere, ai sensi dell'articolo 5 della legge 300, una visita alle aziende sanitarie locali, cioè all'ente istituzionale, per la valutazione appunto di una idoneità lavorativa del lavoratore, in questo caso ritenuto fragile. E oltre all'INAIL e alle aziende sanitarie locali, anche eventualmente i dipartimenti di medicina legale e di medicina lavoro dell'università, quindi tutti enti, come dire, competenti nell'ambito del riconoscimento di queste situazioni. Nel momento in cui il lavoratore fa una richiesta di visita, ovviamente il datore di lavoro dovrà fornire al medico anche tutta una serie di informazioni dettagliate relative alla mansione svolta, all'ambiente di lavoro in cui presta la propria attività e anche praticamente quella parte integrativa al documento di valutazione del rischio che si riferisce specificamente alle misure messe in atto dall'azienda in attuazione al protocollo, quindi tutto ciò che è stato messo in atto per cercare di ridurre il rischio da contagio da Covid. Naturalmente la visita verrà fatta dal medico, verrà
esiterai nell'emissione di un giudizio di idoneità con adeguate limitazioni o prescrizioni. Generalmente lasciando, diciamo, limitando il più possibile il giudizio di non idoneità temporanea, se non a casi veramente in cui non esistano soluzioni alternative, altrimenti ovviamente è sempre da privilegiare la possibilità di, con adeguate limitazioni e prescrizioni, di lasciare il lavoratore, cioè di permettere al lavoratore di continuare comunque a svolgere il proprio lavoro. Naturalmente queste visite hanno un senso se non vengono poi fatte solo una volta e poi basta. Ovviamente in base a come sarà l'andamento epidemiologico e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, potrebbero avere anche la necessità di essere ripetute nel tempo. Dunque, in particolare poi, e voi la conoscerete sicuramente meglio di me, la circolare interministeriale del Ministero della Salute, Lavoro, Politiche e Sociali di settembre aveva proprio poi dato delle indicazioni operative specifiche al comparto scolastico, quindi come comportarsi nei confronti dei lavoratori fragili, sia con contratto a tempo indeterminato e determinato all'interno proprio delle scuole. Quindi sono delle note, una nota precisa che fornisce delle istruzioni e delle indicazioni. Pertanto quello che abbiamo detto prima, la procedura generica, qui viene applicata allo stesso modo, per cui il lavoratore fragile, cosiddetto che si ritiene tale, perlomeno all'interno della scuola, dovrà chiedere la visita al dirigente scolastico, che si attiverà per mettere in atto la sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente, se presente, oppure attraverso i canali che abbiamo detto anche prima, organizzerà e concorderà le modalità con il medico competente per l'effettuazione delle visite, fornirà al medico competente una relazione dettagliata sulla mansione, la postazione di lavoro e quant'altro, in modo tale che il medico, messo insieme tutto, possa arrivare all'esito della visita con un giudizio di idoneità. E naturalmente il dirigente scolastico, poi sulla base di quelle che sono le indicazioni del medico, farà e metterà in atto quello che viene indicato. Per quanto riguarda gli esiti del giudizio, ovviamente sappiamo che potrebbero l'esito può praticamente dare come risultato una piena idoneità, ovviamente, laddove quindi non viene di fatto confermata l'esistenza di una fragilità, però può esserci anche un'idoneità con prescrizioni particolari. Può anche essere confermata la fragilità, però l'ambiente di lavoro non ha un rischio superiore a quello che c'è a casa, nell'ambiente comune, di vita normale. Certo, sì. Poi ci sono invece, c'è la possibilità ovviamente di un'identità con prescrizioni particolari, limitazioni particolari, oppure si può arrivare alla definizione di una idoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. Naturalmente quindi in presenza di prescrizioni il dirigente scolastico, che è il datore di lavoro della situazione, dovrà ovviamente provvedere per applicarle, che questo potrebbe essere la fornitura di specifici dispositivi di protezione, l'adeguamento degli ambienti di lavoro e ovviamente se il datore di lavoro, quindi il dirigente, si trova in difficoltà nell'applicazione di queste prescrizioni perché difficilmente proprio applicabili, può anche richiedere una revisione ovviamente del giudizio. Nel caso invece della inidoneità temporanea espressa dal medico, questa potrebbe essere espressa sia nei confronti proprio di qualsiasi attività lavorativa, oppure soltanto nei confronti di una specifica mansione svolta. Per quanto riguarda, qui c'è una differenza tra il personale docente e il personale invece ATA. Il personale docente ovviamente, se giudicato inidoneo alla specifica mansione, potrà essere utilizzato in altri compiti, che però, sempre ovviamente all'interno della scuola, tenendo conto della preparazione culturale, dell'esperienza professionale, e può essere fatto solo previa domanda però dell'interessato. Per cui il lavoratore che viene giudicato inidoneo temporaneamente può chiedere di essere utilizzato in un'altra mansione, ovviamente tenuto conto di tutte queste cose che abbiamo appena detto, e il dirigente scolastico proporre questa domanda al dirigente scolastico. Se la domanda non viene fatta proprio dal lavoratore,
il lavoratore fruirà dell'istituto giuridico dell'assenza di per malattia. Il nulla osta definitivo eventualmente per lo spostamento ad un'altra mansione deve avvenire dal direttore dell'ufficio scolastico. Questo è un problema però. Perché? Perché l'assenza per malattia non la fa il medico competente, ma la deve fare il medico di medicina generale. Qui ci sono stati numerosi contenziosi, a quanto ne so io, perché il medico di medicina generale non è obbligato a dare malattia a qualsiasi persona, lavoratore della scuola, perché può non essere d'accordo con il giudizio del medico competente su questa questione. Abbiamo avuto telefonate di medici competenti piuttosto che del medico di medicina generale che hanno posto un po' di problemi sulla gestione di questa questione. D'altra parte si cerca di chi fa le leggi o scrive le circolari, ci mette le migliori intenzioni, poi nell'applicazione pratica saltano fuori. Beh, in linea teorica, se pensiamo che partiamo da un lavoratore fragile, che quindi è definito tale, probabilmente ci sta anche che poi il medico di medicina generale senza troppe cavilli, no? Però in effetti sì, poi può esserci ogni caso, che casi diversi, per cui sicuramente mi rendo conto, ma ne abbiamo veramente sentite tante. La logica vorrebbe così, poi la pratica è sempre un po' diversa. Naturalmente tutte le alternative ai compiti lavorativi possono essere effettuate in presenza o in modalità di lavoro agile, che è sempre, come sappiamo in questo momento, una delle cose più adatte per questo tipo di lavoratori. Naturalmente sempre su base volontaria, quindi previa autorizzazione, previa proprio consenso dell'interessato, l'utilizzazione in una mansione differente può avvenire anche presso un altro istituto scolastico, ripeto, previo consenso dell'interessato. Ovviamente di fatto non si fa che applicare quello che è l'articolo 42 del decreto legislativo 81, in cui si dice che chiaramente il datore di lavoro attua le misure che vengono indicate dal medico competente, e se prevedono una inidoneità alla mansione specifica, adibirà il lavoratore a mansioni equivalenti oppure in difetto a mansioni inferiori, però garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di partenza. Quindi è quello che di fatto diceva già il decreto legislativo 81. Nel caso invece si parli proprio di un'idoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovviamente, come dice il termine stesso, non si può fare altro che, anche in questo caso, collocare il lavoratore in malattia fino al periodo indicato dal medico competente. Torniamo probabilmente allo stesso discorso di prima, forse sì, forse no, insomma, da parte poi dei medici di base. Posso fare io una domanda ai dirigenti scolastici? Prego. Sì, certo. Questa dizione, malattia d'ufficio, che c'è solo per le scuole, cosa significa esattamente dal vostro punto di vista? È una mia curiosità, perché l'ufficio c'è scritto solamente nei documenti che riguardano la scuola. Allora, per quanto ne so io, è una cosa quasi è molto molto difficile da dare, ma quanto riguarda la scuola potrebbe avere appunto delle correlazioni proprio alla mansione di docente e quindi allo stare insieme anche ai bambini, a tutta una serie di cose che possono appunto far iniziare un percorso di non idoneità alla mansione docente per quanto riguarda i docenti. Per invece il personale ATA penso che ci possano essere da una parte magari appunto
non so, delle, appunto, una mansione che in quel momento è un provvedimento, secondo me, che il dirigente fa proprio in situazioni particolari dove non può più far, diciamo, stare in classe piuttosto che. Per quanto ne so io non l'ho mai fatta, devo dire, però magari lascio la parola, visto arrivare il tempo. Questa dizione malattia d'ufficio che, appunto, ripeto, noi vediamo solamente nei documenti che riguardano la scuola. Non è, cioè, alla fine non viene messo in malattia dall'INPS, è il No, Ministero dalla delle... scuola però prendersi tante responsabilità, è la scuola, è il dirigente scolastico, Sì, sì, quindi però a me non è mai capitato. in qualche modo viene pagato sempre dal Ministero, no, della Sanità o no, Sì, del... è Io, piuttosto rischioso. scusate, sì. Prego, No. c'era Rioli, prego. Dottora Rioli? Non c'è più. Non Non lo sentiamo. lo sentiamo, il dottor Rioli. È probabile che fosse Ranco, Alberto Sì, Ranco. sono io, Alberto Ranco, non Arioli. Sentite, io l'ho utilizzato 3 anni fa circa, una malattia d'ufficio di un docente dichiarato inidoneo permanente all'insegnamento, ok? Non aveva voluto lui per scelta più o meno ideologica piuttosto che per altri motivi. Fare domanda di altra mansione per fare altro. Allora io l'ho messo in malattia d'ufficio ed è stato per diversi mesi in malattia d'ufficio fino a che lui ha fatto domanda per fare mansione, altra mansione, per cui dopo è andato nel reparto amministrativo con lo stipendio da docente, per cui praticamente ha lavorato in segreteria. Quindi a me è capitato per un docente, 3-4 anni fa. 3 anni fa. Quindi si conferma comunque che è una cosa specifica delle scuole, perché Credo di sì, credo, perché quando un'azienda l'avevo studiato normale all'epoca, non quando l'ho studiato all'epoca, posso perché poi dopo lui aveva intervenire? fatto ricorso, poi dopo l'ha ritirato, per cui di fatto alla fine è andato su mansione inferiore. La malattia d'ufficio però gliel'hanno confermata, però è proprio, Grazie. penso, eccezionale. Se posso aggiungere una cosa, allora io credo che questa espressione d'ufficio si riferisca un po' a quello stesso ambito quando si dice, ad esempio, che si procede d'ufficio, no? Cioè vuol dire che non occorre che ci sia una richiesta esplicita, ma è un atto proprio, un motu proprio del dirigente a fronte della dichiarazione di temporanea non idoneità del personale, il fatto di metterlo, collocarlo d'ufficio, cioè per proprie iniziative, per propria diciamo, competenza, sulla base degli atti che gli vengono presentati rispetto alla inidoneità del personale, quindi non c'è richiesta da parte di nessuno, in questo senso credo, però non vorrei dire una cosa fuori. Un'ipotesi anche questa. Ma quindi in questo caso la malattia rilasciata dal medico di base non è più importante, non ha più valore, cioè non è più necessaria? No, Capito? quello, penso che sia necessaria l'inidoneità, perché dice il personale dichiarato non idoneo temporaneamente. Quindi, a fronte della dichiarazione di inidoneità temporanea, l'atto successivo del dirigente è quello di collocare in malattia d'ufficio la persona. Quindi, in quel senso, penso che sia così. Che Sì, poi è quello che ci è stato testimoniato. io non ho più, dopo la dichiarazione di inidoneità, non ho più avuto malattie del Sì, medico di base. L'ha certo. avuto poi dopo occasionalmente, perché anche quando lavorava come ATA, poi si ammalava ugualmente. Però erano per quei, mentre invece quando era stato dichiarato in malattia d'ufficio, no.
No, no, ok, che è proprio una cosa che va parallelamente, insomma, separatamente. Ok, più chiaro anche per noi, anche per me, perlomeno. Invece il personale ATA, dicevamo, infatti l'avete già accennato voi mentre parlavamo adesso, che ovviamente non per tutti vale lo stesso modalità di comportamento, per cui di fronte a un'idoneità temporanea delle mansioni in presenza per determinate specifiche funzioni, che sono quelle del direttore dei servizi generali amministrativi, assistenti tecniche, questi possono utilizzare la modalità di lavoro agile, ma ovviamente collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri, infermieri, per loro ovviamente è un attimino difficile riuscire ad eseguire queste stesse mansioni a distanza, e quindi bisognerà prendere in considerazione ovviamente qualcosa di alternativo se possibile. Per cui appunto bisognerà valutare un'eventuale utilizzazione anche in questi casi a mansioni equivalenti, oppure nel caso in cui non sia possibile, anche in questo caso si provvederà, in ultimo si arriverà alla malattia, alla situazione di allontanamento in malattia. Il personale a tempo determinato invece, qualora si presenti nel loro caso una non idoneità temporanea alla mansione, per loro non è prevista la possibilità di una riutilizzazione in altre mansioni, ma viene direttamente allontanato fin tanto che definito dall'idoneità del medico competente. Per quanto riguarda il discorso di queste tutele dell'allontanamento, quindi del lavoratore, cioè le tutele per il lavoratore fragile in realtà riguardano la possibilità del lavoro agile ovviamente e il fatto di poter essere allontanato con questa condizione di malattia equiparata al ricovero ospedaliero, che la cosa importante è che non fa computo sul comporto, e questo tipo di misura in realtà è l'unica, non è riuscita a essere continuativa in questo anno e mezzo quasi ormai di Covid, diciamo di presenza di Covid, ma c'è un buco che va da ottobre a dicembre dell'anno scorso, perché non c'è stato da agosto. Sì, no, ok, d'agosto sì, perché l'ottobre era l'altro, giusto? Perché poi alla fine dell'anno, poi fortunatamente la legge di bilancio l'ha riattivato, però di fatto è rimasto proprio un buco normativo. Adesso questo invece è già operativo fino al 30 giugno del 2021, quindi ha superato la sorveglianza sanitaria eccezionale. Appunto questo l'ho già detto prima, quindi il vantaggio dei lavoratori fragili, tra virgolette, è proprio questa assenza equiparata al ricovero e quindi non computabile nel periodo di comporto. Bene o male, questo è quello che... Chiedo scusa, posso porre un quesito? Certo, volentieri. Capisco la proroga al 30 giugno del decreto sostegni rispetto alle misure nei confronti dei lavoratori fragili, ma in caso il lavoratore fragile abbia completato il ciclo vaccinale, quindi prima e seconda dose di vaccino, può rientrare in servizio? Questa è una domanda. E ovviamente con quali modalità? Io penso che queste siano domande a cui le risposte non ci sono ancora molto, perché in effetti... Cioè sull'effetto e sulla vera validità della vaccinazione ci sono ancora molti, molti dubbi. Non è che una persona vaccinata sembrerebbe che non è esente dalla reinfezione da Covid. Certo, le probabilità sono inferiori, ma non è esente. Però non c'è nulla. No, allora, è una domanda a cui al momento è effettivamente impossibile rispondere. Sicuramente stiamo vedendo che persone vaccinate possono reinfettarsi con varianti o cose di questo genere, fortunatamente o sono asintomatiche o sono veramente paucisintomatiche, poco più di un raffreddore. Quello che nessuno sa al momento è se il vaccinato è sterile, se il vaccino sterilizza la persona, nel senso il vaccinato o non prende la malattia o la prende in forma lievissima, ma una persona vaccinata può avere il virus sulle mucose e trasmetterlo agli altri, sì o no? Non lo sa nessuno al momento, quindi è
secondo me è opportuno, nonostante una persona sia abbia completato il ciclo vaccinale, continuare a comportarsi e a utilizzare tutte le precauzioni standard che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, quindi distanziamento, mascherina, eccetera, eccetera, eccetera. Invece sulla questione, che era controversa, del rientro a scuola o sul posto di lavoro del lavoratore caso che con la circolare di ottobre del Ministero della Sanità, che a un certo punto diceva normalmente uno viene messo in quarantena, isolamento, se è un caso, tampone dopo 10 giorni, se è ancora positivo si fa il tampone al 17°, 18° giorno, negativo rientra a scuola. C'erano quei casi di Covid a lunga persistenza, a un certo punto il Ministero ha detto dopo il 20° giorno possono rientrare comunque anche se hanno tampone positivo o senza la necessità comunque di ripetere il tampone, perché dal punto di vista medico-scientifico c'è la certezza che non sono più infettivi. Ora, questa cosa dal punto di vista medico è corretta. Leggendo le riviste di settore scientifiche, Lancet, Nature, le solite cose, dopo il 12°, 13° giorno dall'inizio dei sintomi non è mai stato trovato un soggetto in grado di trasmettere la malattia. Se rimangono positivi, perché ci sono dei frammenti di RNA virale che rimangono sulle mucose. Però dal punto di vista normativo, il protocollo dell'aprile prevedeva invece che per il rientro in ambiente di lavoro ci volesse un tampone negativo. Ora siamo andati avanti da ottobre fino a pochi giorni fa con questa incertezza. Alcune aziende e alcune scuole hanno accettato comunque, secondo me, correttamente comunque, che rientrasse anche qualche lavoratore con tampone ancora positivo se erano passati 21 giorni. Adesso voi sapete che il protocollo di aprile è stato rinnovato ed è stato firmato da tutte le parti, dal governo, dalle parti sociali il 6 di aprile e di nuovo e più chiaramente viene stabilito che per rientrare anche per la storia delle varianti adesso è opportuno comunque, cioè ci deve essere un tampone negativo. Quindi che sia giusto o meno, comunque l'importante è che sia stata fatta su questa partita chiarezza, almeno tutti si dovranno adeguare e dovranno far così. Anche se ricordo che l'allegato DPCM all'ultimo DPCM valido, che è quello del 3 marzo, mi sembra, è ancora il protocollo vecchio. Il protocollo nuovo che modifica un pochino il protocollo vecchio dell'aprile del 2020 sarà allegato al prossimo DPCM, che non so quando esce, però dal punto di vista, se vogliamo, legale, vale ancora quello vecchio fino adesso, anche se vedo che le aziende praticamente nella totalità si stanno dando da fare per fare delle piccole modifiche che ci sono nel protocollo nuovo, giustamente. Non so se abbiamo risposto, o meglio, abbiamo già detto che non eravamo in grado di rispondere perché non è... Ma darete delle indicazioni ai medici competenti in merito?
su come comportarsi rispetto ai lavoratori fragili vaccinati? Allora, il protocollo è nella disponibilità di chiunque. C'è stata una circolare anche del Ministero della Salute recentissima, uscita assieme al protocollo, in parte è stata girata alla mailing list di tutti i medici competenti che conosciamo, che sono circa 700, dove vengono dettagliate queste cose. Poi, per casi particolari, se il medico competente ha dei dubbi e vuole confrontarsi con noi, chiama o manda una mail e noi rispondiamo. Francamente, io lo dico senza, non è che gli diciamo cosa fare, ci confrontiamo tra medici del lavoro e decidiamo assieme cosa fare, perché la risposta che va bene per tutto, io penso che non ce l'abbia nessuno, purtroppo. Si va su certe cose, diciamocelo chiaramente, anche quando magari si parla con i rappresentanti di un'azienda, o un medico competente, o l'RSVP, o la dottoressa Sirna, quante volte, ma questo qui è un contatto stretto, non è un contatto stretto, questi come li consideriamo? Ci siamo confrontati mille volte. Io poi dico che alla fine tiriamo la monetina, cioè, tiriamo a indovinare, cerchiamo di tirare, come quando si fa una scommessa, cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni che ci aiutino a, diciamo, a darci più probabilità di vincere che non di perdere, però con le conoscenze che abbiamo, non nascondiamoci dietro un dito, spesso, cioè, con tutte le migliori intenzioni e cercando di usare le informazioni che si hanno nel modo migliore, però è sempre una scommessa, quello che facciamo così piuttosto che facciamo cos'ha. La realtà è questa, con questo maledetto virus. Come dico, come abbiamo già detto, c'è di buono che stiamo vedendo comunque un discreto numero di casi di vaccinati che magari fanno il tampone e tornano positivi, o che comunque si sono beccati di nuovo il virus, però fino adesso, speriamo che sia così, o asintomatici o pauci sintomatici, sintomi che non vanno al di là di quelli di un banale raffreddore, difficilmente addirittura persone con febbre. Questo anche tra i pazienti anziani, tra le persone anziane, magari con delle comorbidità, quindi loro, la seconda volta è molto easy, insomma, passa senza lasciare... Abbiamo i casi di un paio di RSA, tre in realtà, che mi ricordi io, due in provincia di Como e una in provincia di Varese, dove siamo intorno ai 36-37 casi di ospiti, quindi molto anziani e molto malmessi, delle strutture, vaccinati che hanno comunque preso il Covid. In tutti i casi asintomatici, adesso io mi ricordo questa qua di Varese, sono 36 casi, sono 33 casi asintomatici e 3 casi pauci sintomatici, nessuno è morto. Purtroppo in una questa casa di riposo c'era un ospite non vaccinato, che non era stato vaccinato per problemi sanitari, è morto. Adesso, mi dispiace perché lui sia morto, ci mancherebbe. Però, insomma, questi dati significano che se il vaccino non è perfetto e non ci magari evita di
poter essere infettati sicuramente evita una malattia grave e importante, anche nelle persone anziane, anche nelle persone con comorbidità importanti. Questo mi sembra comunque un risultato importante della vaccinazione. E speriamo che questi dati vengano confermati. Sì. Certamente non bisogna abbassare la guardia su la corretta applicazione dei protocolli, in particolare del distanziamento, dell'obbligo di indossare la mascherina, pulizia, igienizzazione, disinfettanti, eccetera, eccetera, eccetera. Direi che è importante, ecco, una cosa, sottolineare una cosa, che dalle ultime, gli ultimi lavori che ho letto sulla l'utilità diciamo delle di queste misure di contenimento del indirette, diciamo, di contenimento della pandemia, emerge sempre di più che il distanziamento fisico e la mascherina sono utili. Gli ultimi lavori dimostrano che abbiamo finora un po' sottovalutato l'importanza di una corretta areazione e ricambio dell'aria. Gli ultimi lavori che ho visto sostanzialmente sostengono che infettarsi in ambiente esterno è difficilissimo, è un evento veramente raro. Infettarsi in un ambiente confinato è facilissimo. E l'unica maniera più efficace per difendersi da questa cosa è ricambiare l'aria il più possibile. Quindi finestre aperte, porte aperte e ricambio di aria continuo. Tra l'altro c'è uno studio, sono diversi studi sull'andamento della pandemia nelle scuole. Ce n'è uno anche italiano che è uscito alla fine dell'anno ed è stato rivisto recentemente, dove sostanzialmente si dimostra che nonostante poi sui giornali, ma anche noi per abitudine, diciamo, a scuola i ragazzi sono controllati, mettono la mascherina, rispettano le regole, il problema è che appena suona la campanella, che escono da scuola, fanno aggregazione e si infettano lì. Poi in realtà quello che emerge dai dati è che hanno un tasso di positivizzazione quasi nullo fino ai 14 anni e comunque bassissimo dai 14 ai 18 anni e comunque inferiore fino a, mi sembra, 24-25 anni rispetto alla popolazione generale. Quindi di fatto si infettano pochissimo, mentre gli insegnanti e il personale ATA ha dei tassi di positività che sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli della popolazione generale. Nello studio che ha fatto negli Stati Uniti, dove
avevano i dati per fare questi raffronti, è emerso che nella quasi totalità dei casi il personale ATA e gli insegnanti si sono passati il virus tra di loro, non l'hanno, difficilmente l'hanno preso dai ragazzi, perché i ragazzi sono positivi molto raramente, o comunque sono pochissimo infettivi, ma è più un problema di rapporti tra il personale dipendente, che ha, questo non ha creato, voglio dire, particolari focolai a scuola, eh. Tutto sommato la scuola non mi sembra, contrariamente a quello che si sostiene dai dati che abbiamo finora, non mi sembra che rappresenti un rischio superiore a quello che c'è nell'ambiente generale. Ecco. Altre domande? Buongiorno dottor Calderini, volevo farne una io. Lei ha citato quella circolare del Ministero della Salute del 12 aprile, sì, dove si dice appunto che i lavoratori, anche quelli contatto stretto, rientrano solo con tampone negativo. E infatti io sto sostanzialmente applicando questo aspetto al personale docente ATA. Mi chiedo, e ci chiedevamo tra dirigenti anche nell'incontro precedente, visto che avevamo toccato un po' questo tema, questo vale per il personale scolastico, non vale per gli studenti? Perché molti studenti rientrano non solo senza tampone negativo, parlo solo dei contatti stretti naturalmente, non di quelli positivi. No, vabbè, gli studenti, per gli studenti non vale, per gli studenti possono rientrare, se non ricordo male, dopo 10 giorni con tampone negativo oppure 14 giorni senza aver fatto il tampone. Purché non ci sia più nel nucleo familiare un positivo, però. Vabbè, certo, certo. Per cui vale per il personale, non per gli studenti. In anche se adesso la circolare parla di 10 giorni o 14, credo che la circolare sia, così mi hanno detto, sia in via di correzione, perché col fatto che ormai delle varianti, sono super prevalenti le varianti, correttamente dovrebbe essere 14 giorni con tampone negativo, oppure non mi ricordo più, 18-20 anche senza tampone. Sì, in realtà non ne parla più parla proprio veramente solo del tampone negativo anche per loro, in effetti, sì. Solo che sarebbe da allungare ai 14, sì, proprio per la questione, sì, delle varianti, in effetti, è rimasto un po' indietro il tempo. E dovrebbero correggerla comunque. Sì. Vediamo. E chiedo perché proprio stamattina, siccome i genitori sono stanchi di avere i figli in sospensione, soprattutto alla primaria, quelli più piccoli, certo, in sospensione delle lezioni o per quarantena, molti insistevano per rientro massiccio del gruppo classe dopo 10 giorni col tampone negativo, anche se una parte della classe non l'aveva effettuato e dunque deve rientrare dopo 14 giorni. Ecco, io mi sono permessa, ho mandato anche un quesito scritto, mi sono permessa di suggerire un'interpretazione prudenziale che estendeva ai 14 giorni la permanenza a casa anche col tampone negativo, anche perché parliamo della differenza di 2 o 3 giorni. Sì, ecco, sì, non so se ho peccato di eccesso. Secondo me no. Bene, grazie. Grazie. Secondo me no, però qua ormai vediamo e sentiamo di tutto. Certo. Adesso francamente io ogni tanto lo dico così per scherzare un po', però è vero, ogni tanto la sera, almeno una volta alla settimana, la sera magari alle 5:30, quelle rare sere che riesco a andare a casa da qua, apro il programma Invisible Farm dove sono caricati tutti i casi
io abito a Cantello, clicco ordina per comune Cantello, guardo i primi 6 o 7 nomi che vengono fuori sullo schermo e poi vedo, questo lo conosco, questo lo conosco, poi chiudo tutto, prendo la macchina, vado a casa, io abito in piazza Cantello, in piazza Cantello ci sono 3 bar, attraverso la piazza e inevitabilmente uno o due di quelli lì che conosco, che ho visto cercando per Cantello, che devono essere in quarantena, che sono bellamente fuori dal bar con bicchiere in mano, senza mascherina. Siamo in Italia, non c'è più nessuno che vuole stare in quarantena. Fuggono tutti cioè, il problema delle classi è lo scontro anche proprio tra, non dico negazionisti, ma genitori minimalisti i genitori invece iperprotettivi, perché anche stamattina, nella fattispecie, questa mia classe si è spaccata proprio tra un piccolo gruppo che minimizzava e voleva a tutti i costi che riprendessero da domani anziché da lunedì, e un altro gruppo che invece ha ritenuto proprio di dover rispettare almeno i 14 giorni, anche perché, ahimè, i casi di positività nella classe erano ben 3, non solamente. Ecco, per cui. E abbiamo, tra l'altro, dentro 2 portatori di handicap che dunque sono in fragilità. Ecco, per cui io da dirigente, nonostante la norma scritta delle vostre indicazioni di quarantena facesse questa distinzione 10-14, mi sono sentita di suggerire 14. Poi è chiaro che qualche genitore... saranno 2 o 3, immagino, in tutta la classe, ne fanno una questione di diritto allo studio, e siccome ATS dice che dopo 10 giorni possono rientrare, domani mattina i 3 bambini sono lì. Vabbè, saranno... A quel punto saranno in un'altra classe, salta il discorso della bolla. Battuta scherzosa, saranno figli di avvocati. No. Stranamente... No, io dal punto di vista mio personale avrei fatto come ha fatto lei, eccedere, tra l'altro dico non è che si eccede di anni, di 3 giorni, meglio eccedere un attimino in prudenza che non osare... Ma anche perché la didattica è comunque loro garantita, non in presenza, ma a distanza. E vabbè, ma per certi genitori me ne rendo conto. Parliamo anche di genitori di bambini gravemente disabili. Certi genitori, la scuola non è il luogo deputato all'educazione, ma il parcheggio. È vero. È il parcheggio del bambino. C'è anche questo, purtroppo lo sappiamo, è così. Va bene, grazie. Comunque sono d'accordo con lei che un minimo di prudenza non è una cosa di buon senso, secondo me. Grazie. Altre questioni o cambiamo completamente argomento? Così vi dice. Una domanda, per cortesia. Buonasera. Le attestazioni rilasciate da ATS per fine isolamento esistono soltanto con questo format, cioè soltanto il modello attestazione termine isolamento obbligatorio in soggetto Covid oppure in contatto stretto, giusto? Cioè nel senso, quando il bambino presenta quella, noi lo dobbiamo fare entrare a scuola. Sì. Ci sono i 2 format, l'isolamento di caso e la quarantena fiduciaria. Perché anche un altro timore, io lavoro in un paesotto dove tutti hanno un fratello, 2 fratelli, eccetera, i bambini rientrano, sappiamo tutti, lo sanno i bambini, lo sanno gli altri genitori, che il fratello è ancora positivo, il genitore è ancora positivo, però il bambino rientra a scuola. Sì, allora, su questa cosa può aiutare la circolare, perché la circolare... Penso che per analogia si può applicare anche
agli studenti, non parla di studenti, parla di lavoratori, però dice chiaramente: i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, quando abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere più considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi. Quindi, ho preso il Covid, c'ho il tampone negativo, c'ho mia moglie che è ancora positiva, fa niente, ho fatto il Covid, ho gli anticorpi, dovrei avere gli anticorpi, posso rientrare al lavoro, posso rientrare a scuola. Questo per chi è stato caso. Per il contatto no, perché il contatto, se non è mai diventato positivo, gli anticorpi non li ha, quindi deve stare in quarantena finché tutti i casi con cui è a contatto si sono negativizzati. No, questa cosa che ha precisato la circolare è importante, perché anche qua, a secondo del tracciatore che aveva in mano i casi o i vari contatti, c'erano dei tracciatori che, quando un caso guariva, anche se aveva ancora qualche contatto familiare, gli faceva la certificazione per rientrare, qualche tracciatore no. Adesso questa circolare ha questa messo... Questa l'ha applicata ai lavoratori, ma per le indicazioni interne dei tracciatori già da tempo dicevano che se un caso guarisce... purtroppo l'applicazione a volte non viene rispettata alla lettera, però in effetti il problema è più nei contatti, che si rimane soprattutto poi nei lungo positivi, quando anche i genitori rimangono lungo positivi. Comunque anche il contatto non possiamo tenerlo segregato per sempre, quindi comunque ai 21 giorni anche il contatto è libero, perché comunque dopo 21 giorni, se non ha avuto sintomi, se non si è mai positivizzato, insomma, a un certo punto probabilmente non avrà veramente contratto questo virus. Adesso ho visto che una complicazione ulteriore sarà introdotta dalla disponibilità dei test auto di salivari. E ho letto ieri o stamattina sul giornale che in Belgio, Germania, paesi del nord degli Stati Uniti, i test che uno si compra in farmacia o al supermercato, sì. E ho letto che dal 9 maggio sono anche in Italia, sì. Quindi questo complicherà la vita di tutti, secondo me. Da una parte sono senz'altro utile, perché si aumenta il numero dei tamponi, dall'altro lato probabilmente avrete qualche studente e nelle aziende avranno qualche lavoratore che dirà: vabbè, ma io stamattina mi sono fatto il test, sono negativo e quindi vengo a lavorare. Però a quel punto sono test che uno si è fatto in casa, l'ha fatto bene, non l'ha fatto bene, deve essere registrato, non deve essere registrato. Boh. Quando fanno queste cose ci sono sempre dei pro, sicuramente, che uno può attestarsi da solo e si aumenta enormemente il numero dei tamponi, però poi ci sono anche i contro, e uno viene col risultato del suo test che si è letto lui, che valore ha, boh, vedremo. Quando sarà il momento cercheremo di affrontare anche quel problema. Poi, se posso, un altro dubbio. Qualche pediatra rilascia attestazioni di fine isolamento o di avvenuta guarigione, ma la maggior parte dei pediatri nella mia zona, ma proprio risponde alle famiglie, non è compito nostro. Ecco, ma forse la maggior parte che dice non è compito nostro e non rilasciano proprio niente. Non so, adesso chiedo anche ai colleghi se è capitato. Sì, anche alcuni medici li rilasciano e alcuni medici no. Se, dal mio punto di vista, un caso è malato. Quindi il medico dovrebbe fare un certificato di malattia
e deve chiudere il certificato di malattia. Su questo non c'è dubbio, è un suo dovere. Contatto effettivamente non è malato. Il medico non sarebbe tenuto a rilasciare un certificato di malattia, perché il caso non è, cioè il contatto non è un malato, e poi chiuderlo. Anche se su questa cosa l'INPS, se non ricordo male, all'inizio dell'anno ha scritto qualcosa e ha detto no, puoi comunque rilasciare un certificato di malattia, non mi ricordo più il codice 027, qualcosa del genere, V27, qualcosa, solo che questa circolare dell'INPS, alcuni medici l'hanno presa e considerata seriamente e lo stanno facendo, alcuni medici no. C'è un dipartimento cure primarie all'interno dell'ATS che avrebbe il compito di dare le indicazioni e tenere i collegamenti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che dovrebbe anche occuparsi di queste cose e dare queste indicazioni, ma non so bene che tipo di indicazioni vengono date e come mai alcuni... No, probabilmente alcuni non le leggono. Alcune non le leggono, non sono totalmente convinto neanche che noi diamo delle indicazioni del tutto precise. Ma neanche quando telefonia l'altro ieri ho telefonato in regione per questioni di vaccinazioni nei luoghi di lavoro, non faccio nomi, ma chi mi ha risposto mi ha tenuto al telefono mezz'ora, io gli ho posto delle domande, dei quesiti pratici, dopo mezz'ora mi girava la testa, ma non mi ha risposto, cioè non ho capito niente di quello che mi ha detto. La confusione regna sovrana, purtroppo bisogna dirlo. Non so se avete, sicuramente avete visto l'intervento che ha fatto il professor Grossi, invitato dal dottor Ilacqua il giorno, non mi ricordo più se era febbraio o marzo, la giornata Covid, l'Istituto Falcone ha fatto questa giornata con gli studenti, i genitori, il professor Grossi, il primario dell'infettiviologia dell'ospedale di Varese, ha dato delle indicazioni e delle chiarissime. Lui è un clinico, un virologo, si occupa di queste cose. Purtroppo non tutti quelli che comunicano o che danno indicazioni su questa questione della pandemia del Covid sono di questo livello e di questa statura e sono così chiari nel presentare le cose. Posto che poi se uno guarda diverse fonti trova anche spesso delle contraddizioni tra anche articoli scientifici, rivisti da pari. Contiamo sicuramente un deficit di conoscenze che sarebbero necessarie, quel cumulo di conoscenze che sarebbe necessario per affrontare una situazione di questo genere. Poco per volta le informazioni si accumulano, ma non ne abbiamo ancora a sufficienza per affrontare, come dicevo prima, senza qualche volta tirare a indovinare, ecco.
purtroppo siamo in questa situazione. Altre, poi dico, ripeto, con qualche dirigente scolastico in questo anno di pandemia mi sono sentito diverse volte, con alcuni RSPP, in particolare con l'ingegner Sirna che vi ha tenuto i corsi, spessissimo ci sentiamo, ci confrontiamo sui vari problemi e cerchiamo di arrivare a una soluzione del problema di buon senso. Ci proviamo quantomeno assieme, perché secondo me deve essere chiara una cosa, che spesso dico ai tracciatori nostri, che non tanto nelle scuole, ma nelle aziende, quando vengono fuori 2, 3, 4 casi nelle aziende, hanno la tendenza a telefonare in azienda e non fate qua, non fate là, dovete darmi, non tracciate bene, dico no, allora non dovete aggredire le persone come se fossero le aziende, come se fossero tutti criminali, cioè voglio dire, dobbiamo collaborare, siamo dalla stessa parte della barricata a lottare contro il virus, ognuno fa quello che può nel modo migliore, poi ci si confronta e guarda che forse se facciamo così, facciamo cosa è meglio, però o si lotta assieme o perdiamo tempo, secondo me. Poi passiamo all'altro argomento su questo. Preparatevi perché è ben più noioso, se non ci sono altre domande. Allora, qui provo a condividere di nuovo lo schermo, qui sopra, condividi. Vedete? Arriva? Sì. Allora, vabbè, quali sono i compiti e che tipo di attività fa e come la fa l'organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Questo è l'argomento, sicuramente non è un argomento piacevole, è un po' noioso, però voglio dire, sapere quali sono i meccanismi di azione dell'organo di vigilanza possono è senz'altro una cosa utile dei datori di lavoro, per i dirigenti degli istituti scolastici che sono di fatto i datori di lavoro dei posti di lavoro scuola. Innanzitutto ci chiamiamo Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, quindi il nostro obiettivo è prima di tutto la prevenzione e non solamente la vigilanza e, voglio dire, tra virgolette, fare le multe. Il nostro obiettivo principale è la prevenzione. E l'attività di prevenzione la possiamo fare attraverso l'assistenza in qualche modo alle aziende in generale, diciamo il sistema della prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si può fare attraverso l'assistenza, attraverso la consulenza alle aziende, cosa che a noi in quanto di organo di vigilanza è ovviamente vietata, la consulenza è solo la consulenza, perché se no vigileremmo su noi stessi,
e la vigilanza. Naturalmente, considerato sempre quando facciamo qualsiasi tipo di attività, prima devo conoscere e ragionare su quello che vado a fare, perché vado lì e dove vado, cosa vado a fare, vado lì per migliorare che cosa, durante l'intervento cosa vado a fare, sto andando a dare informazione, sto andando a dare assistenza all'azienda, sto andando a fare vigilanza pura, poi naturalmente quando è necessario vigilanza e repressione di reati sostanzialmente, perché voi sapete che la maggior parte delle mancanze in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono reati di tipo penale. I riferimenti normativi che ci danno la qualifica, diciamo, di organo di vigilanza sono o erano il DPR del 520 del 55, che definiva quali erano i compiti dell'ispettorato del lavoro, che poi con la legge 833 del 78, la riforma sanitaria, all'articolo 21 ha attribuito alle ASL quelli che erano fino ad allora i compiti dell'ispettorato del lavoro, quindi compiti in materia di prevenzione, igiene e controllo dello stato di salute dei lavoratori. Allora USL, adesso sono ASL, in Lombardia sono diventate agenzie di tutela della salute, quindi ATS. Anche se quando andiamo nelle aziende, ormai sono 6 anni che siamo ATS, quando andiamo nelle aziende suona il campanello e dici, ti chiedono chi è, siamo ispettori dell'ATS, la risposta normalmente è sì, non compriamo niente, non ci serve niente. Allora, no, ma guardi che siamo gli ispettori, lo dica subito che siete dell'ASL. Va bene, ci ha cambiato nome talmente tante volte che la confusione è massima. Vabbè. All'ispettorato del lavoro, che adesso è ispettorato territoriale del lavoro, comunque non sono stati tolti tutti i compiti, rimane il controllo su le altre leggi del lavoro di tipo contrattuale, previdenziale, contratti collettivi, ma anche alcune altre tipologie di controlli che poi dettaglierò. Ecco, voi sapete, la Lara Sirna vi avrà riempito la testa anche su queste cose, che attualmente il testo unico, il cosiddetto testo unico, o la legge centrale che regola l'attività di prevenzione e controllo in tema di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, è il decreto legislativo 81. Oggi non parliamo in particolare del decreto legislativo 81, o meglio, parliamo del decreto solo di alcune sue parti, in particolare del titolo 1, che stabilisce qual è il sistema istituzionale generale dei controlli in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Certamente nell'81, nel titolo 1, vengono definiti e confermati quegli istituti che devono dare gli indirizzi su tutta l'attività di controllo e verifica in questo ambito, e sono il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale dell'attività di vigilanza, previste dall'articolo 5, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, previsto dall'articolo 6, i comitati regionali di coordinamento,
L'articolo 7, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione, il famoso SINP, che è previsto dall'articolo 8, che è stato istituito, ma è sempre lì a metà, è stato istituito a metà, e all'articolo 9 invece erano previsti le attività di approfondimento scientifico e di formazione, informazione, assistenza e consulenza alle aziende di alcuni istituti che erano l'ISPES, l'INAIL, l'IPSEMA, che si riguardava ai laboratori del mare, che non ci sono più adesso, sono tutti confluiti in INAIL, sono diventati dei dipartimenti di INAIL. Particolarmente informativi nelle linee generali sono gli indirizzi del comitato, ex articolo 5, dove viene richiesto di condurre gli interventi in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro secondo criteri di efficacia, privilegiando i profili sostanziali di sicurezza e salute, cercando di evitare doppi controlli e sovrapposizioni tra i diversi organi che si occupano di queste cose, ricercando l'efficacia dell'azione di controllo, cercando un bilanciamento tra l'uso appropriato della deterrenza e invece dell'assistenza, cercando di soffermarsi su aspetti formali, ma sugli aspetti sostanziali. E la seconda, orientamento di fondo importante è che le attività di vigilanza devono, io sostituisco il devono con il dovrebbero, risultare rispondenti ad una programmazione orientata al risultato di efficacia sul piano della prevenzione di malattie e infortuni, malattie professionali, di infortuni mortali e gravi, privilegiando i comparti più a rischio, che sono per definizione edilizia e agricoltura, questi per definizione, gli altri a maggior rischio per la salute e la sicurezza vanno individuati nel proprio ambito di competenza. È chiaro che per esemplificare dove voi sapete che ci sono dei comparti industriali diversi nelle varie province, nelle varie regioni. Quindi va fatta un'analisi di cosa succede nel proprio territorio e individuare quali sono i comparti in cui è più importante e più efficace intervenire. Cosa che questa viene fatta, poi vediamo come. Mentre per quanto riguarda l'edilizia e l'agricoltura, sono considerati comunque a rischio senza bisogno di fare sostanzialmente particolari analisi. A livello centrale, in modo apodittico, è stato detto l'edilizia e l'agricoltura vanno comunque seguite sempre e comunque. Questo perché il maggior numero di infortuni mortali e gravi in rapporto al numero di lavoratori di questi comparti sono lì, c'è poco da discutere su questo. Comunque tutto il sistema istituzionale del decreto legislativo 81 punta a superare una cultura meramente sanzionatoria e repressiva del nostro agire, prestando più attenzione alla prevenzione, in particolare puntando su una maggiore sull'importanza dell'informazione e formazione del personale,
sull'uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, poi vediamo che cos'è il potere di disposizione, rendendo effettivo il coordinamento interistituzionale a livello territoriale fra la rete della prevenzione, principalmente i funzionari di vigilanza delle ASL e gli ispettori del lavoro, ma poi anche altri organismi, e cercando di integrare quanto più possibile le attività del Servizio Sanitario Nazionale, di cui facciamo parte noi, e dell'INAIL, finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni o con postumi di malattie lavoro correlate. Importantissimo in questo senso è l'articolo 10, che riguarda in generale l'informazione e l'assistenza, dove viene sancito il diritto dei datori di lavoro di ricevere informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte di tutte le istituzioni, in particolare le regioni, dalle regioni che lo fanno attraverso le articolazioni periferiche che sono le ASL, ATS, il Ministero dell'Interno che lo fa attraverso le proprie articolazioni periferiche che sono i Vigili del Fuoco, sostanzialmente l'INAIL importantissimi nodi della rete della prevenzione, gli organismi paritetici, comitati paritetici, organismi paritetici e gli enti di patronato delle organizzazioni sindacali. Sostanzialmente il compito nostro è quello di proprio fornire assistenza ai datori di lavoro, e questo lo facciamo sostanzialmente rendendo disponibili le nostre conoscenze, le nostre competenze e rendendo disponibili le linee guida, buone prassi operative, norme tecniche, proponendo soluzioni di bonifica esistenti, delucidazioni sugli adempimenti di legge che non sempre sono così chiari, e quindi cerchiamo di aiutare i datori di lavoro a rendere chiaro come applicare alcune cose che sono richieste dalle leggi, e in sostanza di rendere disponibile alle esigenze di prevenzione delle aziende e dei lavoratori l'accesso alle potenzialità informative e conoscitive del sistema sanitario nazionale. Ora, in verità, le potenzialità conoscitive informative del sistema sanitario nazionale erano molto più ampie, non è che erano più ampie, era molto più utile il nostro lavoro quando non c'era internet, perché il sistema sanitario nazionale aveva comunque quelle, era più difficoltoso, ma noi avevamo tanto materiale che era inaccessibile ai datori di lavoro, alle scuole. Adesso con internet è diventato molto più facile per tutti accedere a certe informazioni. Però comunque questo ruolo ce l'abbiamo ancora. È cambiato, diciamo, nel tempo. L'articolo dell'81 che ci attribuisce sostanzialmente i poteri dell'organo di vigilanza è l'articolo 13, dove viene dettagliato chiaramente che l'ASL, ATS in Lombardia, è l'organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Rimane organo di vigilanza anche il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, quindi l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo
7, quindi l'organismo territoriale di coordinamento, loro hanno diciamo competenza nel settore delle costruzioni edili o di genio civile assieme a noi, assieme e parallelamente a noi, hanno competenza esclusiva nei lavori mediante cassoni in aria compressa, avrebbe dovuto uscire un DPCM, ma nel 2008 già, in cui si sarebbero dovuti individuare altre attività particolari in cui l'ispettorato del lavoro avrebbe potuto affiancarsi con noi, non è mai uscito, rimane totalmente a loro, quasi totalmente a loro carico, la vigilanza in tema di radioprotezione di lavoratrici madri, di minori apprendisti e di lavoro notturno. Poi in realtà, almeno sul nostro ambito territoriale, quindi in Subria, quindi provincia di Varese e di Como, in particolare devo dire dalla parte provincia di Varese, collaboriamo in realtà con l'ITL anche sulla radioprotezione, sulle lavoratrici madri, i minori apprendisti, perché devo dire che da noi il comitato di coordinamento territoriale ex articolo 7, che è composto da ATS, ispettorato, in provincia, organizzazioni datoriali, quindi Confindustria, API, CNA e tutte quelle che ci sono, organizzazioni sindacali, prefettura, vigili del fuoco. L'abbiamo aperto anche agli ordini professionali e ai collegi, anche all'USTA, all'Ufficio Scolastico Territoriale, è il luogo dove tutti questi enti e tutti gli stakeholder che si occupano di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sostanzialmente verificano, hanno un'analisi del territorio, verificano quali sono i problemi principali, quali sono le priorità da affrontare, come affrontarle, discutendo e decidendo assieme i passi da compiere. Poi ognuno lo fa nel proprio ambito e secondo le proprie attribuzioni, ed è anche il luogo dove periodicamente vengono presentati i risultati dell'attività, obiettivi che vengono raggiunti, obiettivi che non vengono raggiunti, e quindi il comitato cerca delle soluzioni per cambiare l'assetto di volo di tutta la rete. Funziona, devo dire, il comitato in provincia di qua, sul nostro territorio, funziona bene, funziona da quando è stato istituito, da quando è uscito il decreto legislativo 626, poi è stato confermato con l'88, e la collaborazione tra gli enti, gli organismi paritetici, il comitato paritetico, eccetera, eccetera, funziona bene. Quindi con l'ispettorato, per esempio, facciamo molti interventi di tipo congiunto, e comunque lo scambio di informazioni è, anche con INAIL, continuo e nei due sensi, insomma, reciproco. Le cose funzionano abbastanza bene. Poi ogni tanto ci sono gli intoppi, ma questi sono inevitabili in qualsiasi attività. Altre le competenze, ovviamente, degli organi
ci sono altri organi di vigilanza, oltre l'ATS e all'Ispettorato del Lavoro, sono i Vigili del Fuoco, naturalmente, che hanno competenze per tutta quella parte sulla normativa di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro che riguarda la prevenzione antincendio. Il Ministero dello Sviluppo Economico, le regioni e le province per il settore minerario, per alcuni settori come forze armate, polizia, gli stessi vigili del fuoco, le carceri, i tribunali, eccetera, eccetera. Non abbiamo competenza, invece ci sono dei servizi di vigilanza interni che si occupano sostanzialmente dell'assistenza, formazione e vigilanza in questi ambiti. Ma anche qua ci sono delle collaborazioni, voglio dire, per questo organo di vigilanza interno, per esempio per i vigili del fuoco e per i tribunali, sta a Roma, difficilmente vengono qua a fare i controlli. Quando c'è da fare qualche controllo, alla fine si sono cose importanti, urgenti, in qualche modo si mettono a contatto con noi e dicono fate il controllo voi e poi ci mandate una segnalazione, che se c'è da assumere qualche provvedimento o sanzionatorio lo assumiamo noi, perché noi non abbiamo la possibilità, però c'è abbastanza collaborazione. Naturalmente la sanità aerea e la sanità marittima, che hanno competenza, ma noi la sanità marittima poca roba, no, perché così la navigazione del lago, però la sanità aerea, avendo un hub, abbiamo molta collaborazione e lì ci sono delle cose non troppo comprensibili, nel senso che le attività a terra sono di nostra competenza, fino a un certo punto, da un certo punto in avanti la competenza è della sanità aerea, soprattutto la competenza dei lavori che vengono effettuati in stiva dell'aereo, per esempio, o sull'aereo, è di competenza della sanità aerea. Ogni tanto si fa un po' fatica a capire dove finisce la nostra competenza e dove comincia la loro, e come, però anche qui di solito ci mettiamo abbastanza d'accordo. Io quello, voi sapete come è strutturato il decreto legislativo 81. Quello che vorrei mettere bene in evidenza è che il decreto legislativo 81 prima di tutto affida il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro agli organismi interni dell'azienda, del datore di lavoro, quindi i dirigenti, al datore di lavoro, i dirigenti a servizio prevenzione e protezione, ai committenti di opere edile, ai responsabili dei lavori, ai coordinatori per la progettazione, a chiunque è dentro in azienda. Gli interventi ispettivi delle strutture pubbliche sono un secondo livello che dovrebbe intervenire solo se qualcosa non funziona all'interno dell'azienda. Il primo livello di prevenzione, quindi la valutazione del rischio, l'applicazione di principi generali e particolari di prevenzione e protezione per tutta una serie di rischi, l'applicare un sistema di gestione della sicurezza o un modello organizzativo e gestionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, è il primo livello di prevenzione. Il primo è, secondo me, il più importante livello di prevenzione. Ci sono delle carenze o non funzionano le cose all'interno del primo livello di prevenzione, allora per forza di cose intervengono gli organi di vigilanza pubblici, ai quali spettano le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche, ma solo laddove il primo livello in qualche modo è stato carente.
Certamente l'adozione, quando c'è qualcosa che non va di una certa gravità, dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e vabbè, tutti gli accertamenti a seguito di incidente sul lavoro o di insorgenza di malattia professionale, perché questi accertamenti devono essere effettuati dalla polizia giudiziaria, noi siamo polizia giudiziaria, poi lo vediamo, perché sono finalizzati all'acquisizione di fonti di prova nel caso ci siano delle responsabilità da parte di qualche figura aziendale che invece avrebbe dovuto evitare l'incidente sul lavoro. Certamente, ripeto, ci chiamiamo unità operativa complessa, prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. Oltre all'attività di vigilanza e ispezione, abbiamo anche un ruolo e svolgiamo attività di informazione e assistenza, attività autorizzative, attività di indagine, di ricerca, promozione di soluzioni e linee guida, eccetera. Certamente siamo passati da controlli ante decreto legislativo 626-81 sulla sicurezza oggettiva all'attenzione alle procedure e alla organizzazione della prevenzione all'interno dell'azienda, cioè in un'ottica di intervento per cercare di costruire, di stimolare l'azienda a costruire un'effettiva organizzazione aziendale della prevenzione. I controlli centrati sulla sicurezza oggettiva dovrebbe farli il servizio prevenzione e protezione o le risorse interne all'azienda. Purtroppo non è sempre così, però così dovrebbe essere. Noi non dovremmo andare in azienda dire sul tornio manca il coprimandrino, manca la protezione. Poi, la strada è questa, c'è ancora tanta strada da percorrere. L'ispezione dell'organo di vigilanza potrebbe riguardare non solo aspetti di sicurezza e salute sul lavoro, ma anche di igiene degli alimenti, soprattutto i nostri colleghi del Dipartimento di Prevenzione Medica, non solo negli ambienti di lavorazione, deposito, commercializzazione di alimenti, ma anche nelle mense aziendali, per esempio di igiene edilizia, quindi con le funzioni di ex ufficiale sanitario. Certamente, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la gestione dei rifiuti, non abbiamo più nessuna competenza. Sono competenze che sono di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di provincia, a meno che non vi siano delle ripercussioni dirette sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In quel caso rientriamo in gioco. In Regione Lombardia, per fissarci un attimino sulla nostra realtà, i servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro sono collocati nell'ambito del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. Nel territorio dell'Insubria, questo servizio si chiama correttamente Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, quindi UOCSAL, ed è una struttura multidisciplinare che è formata da medici del lavoro, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitari e altre figure di laureati, quindi ingegneri, chimici. Questo quando è stata scritta era così, in questo momento di altre figure di laureati non ce ne sono. Talvolta ce li abbiamo, in questo momento in effetti non ce li abbiamo. No, in realtà un laureato in ingegneria ce l'abbiamo, ma è assunto come assistente tecnico. Si è laureato dopo, mentre lavorava qua. E non... personale, naturalmente, qualche personale di tipo amministrativo, perché non sembra, ma senza amministrativi non si lavora bene.
anche perché abbiamo un mucchio di dati da registrare, trasmettere in regione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi personale amministrativo, che ne abbiamo pochissimo, sarebbe invece assolutamente indispensabile. L'oggetto della vigilanza, parliamo della vigilanza nostra principale, quindi vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro. L'oggetto della vigilanza può essere tutta l'azienda globalmente, può essere una parte dell'azienda, una parte dell'edificio, una parte specifica del ciclo produttivo, un particolare impianto, un particolare problema, per esempio presentato dall'utilizzo di una specifica materia prima o degli intermedi di produzione, qualunque cosa, possiamo fare misurazioni e rilievi di igiene industriale, anche qui una volta ne facevamo tanti, adesso non abbiamo più risorse e ne facciamo molto pochi e comunque molto limitati, soprattutto di agenti fisici, di agenti chimici non siamo più... Non abbiamo più le competenze, ma soprattutto la strumentazione per farli. Consultiamo documenti, possiamo raccogliere testimonianze, sommarie informazioni testimoniali, quanto ufficiali di polizia giudiziaria possiamo fare quasi tutto. Non proprio tutto, ma tutto questo poi vediamo negli ambienti di lavoro. Non a casa di nessuno. La vigilanza e l'ispezione tendenzialmente, ma come avevamo visto prima, era uno degli obiettivi della Commissione articolo 5, dovrebbe essere fatta su programmazione. In effetti tutti gli anni a livello aziendale e soprattutto a livello con il confronto con gli altri enti e con tutti gli stakeholder, quindi soprattutto con rappresentanti delle aziende e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si valutano i rischi, la situazione si cerca di programmare, si programma in effetti in base a precisi criteri cosa si dovrebbe fare. Quindi si decide in quali settori o comparti produttivi intervenire certo determinato periodo di tempo, quali rischi approfondire, anche qui in determinati settori o trasversalmente a più settori determinato ambito di tempo, possono per esempio riguardare cancerogeni oppure movimentazione manuale del carichi, stress lavoro correlato, in base al momento, al contesto, al periodo e al settore, proprio in commissione articolo 7 si decide cosa fare, le informazioni vengono raccolte studiando banche dati che sono sostanzialmente i flussi INAIL, regioni dove sono caricati tutti gli infortuni, le malattie professionali e altre informazioni di questo genere, quindi si vede quali sono i settori dove ci sono più infortuni e riusciamo anche a vedere che tipo di infortuni sono, che tipo di problemi, quindi si suppone che siano alle spalle di questo genere di infortuni o di malattie professionali, che sono quelli importanti da affrontare. Si applicano alcuni correttivi, ad esempio quelli previsti dall'articolo 51, per cui alcune aziende che hanno per esempio comunicato e che ci hanno dimostrato di stare applicando sistemi di gestione, modelli organizzativi gestionali o che partecipano a piani di settore comparto lanciati dall'organismo territoriale, vengono, visto che sta già partecipando, come dire, spontaneamente, vengono esclusi dalla
vigilanza, su programmazione, perché comunque vengono già vigilati nel corso delle attività che si fanno assieme. L'optimum sarebbe programmare il 100% dell'attività. Poi ovviamente vi rendete conto che è impossibile. Perché? È impossibile perché una parte della nostra attività deve essere impostata sulle richieste. Se un lavoratore, i rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni sindacali, qualsiasi altro ente, la regione, provincia, comune, ARPA, l'autorità giudiziaria ci chiede di fare una cosa, noi quella cosa la dobbiamo fare. Tanto più se l'autorità giudiziaria, agli esposti abbiamo l'obbligo di rispondere più o meno rapidamente a secondo dell'entità e della gravità del problema che riusciamo a che evidenziamo nell'esposto, però dobbiamo rispondere. Chiaro che cerchiamo di stabilire dei criteri di priorità, cioè un esposto su una cosa banale o poco pericolosa o puramente formale, comunque dobbiamo dare una risposta all'esponente, però passa in coda rispetto a, ci sono dei criteri, delle procedure per cui prima si cerca di affrontare i problemi più grave, per far fronte con maggiore o minore urgenza in base alla gravità del problema segnalato. A seguito di infortunio o di incidente, è chiaro che lo possiamo prevedere in anticipo quando capiterà l'infortunio, che tipo di infortunio, questi arrivano, certo. Facciamo dei ragionamenti sugli storici degli anni precedenti, in genere quantomeno del quinquennio o del triennio precedente, per avere delle previsioni. L'incidente o l'infortunio può capitare qualsiasi ora del giorno o della notte, noi siamo reperibili H24, veniamo attivati dal 118, dal pronto soccorso ospedaliero, dai vigili del fuoco, da altre forze dell'ordine, o direttamente in alcuni casi dall'autorità giudiziaria, e sempre in questi casi facciamo quello che dobbiamo fare, comunichiamo subito col pubblico ministero di turno, ci sono scambi di informazioni con l'INAIL, con la della DTL, e si cerca di fare. Purtroppo dovremmo intervenire, per esempio, per tutti gli infortuni che superano i 40 giorni di prognosi, al di là di quelli per cui gravi, gravissimi o mortali, per cui ti chiamano in reperibilità, tenete conto che sono circa 2000 all'anno gli infortuni che superano i 40 giorni di prognosi nel territorio dell'Insubria. È chiaro che con le forze, le risorse umane che abbiamo, riusciamo a farne 200 all'anno, non 2000. Avviene l'infortunio, avviene l'incidente, c'è l'esposto, c'è la richiesta di altri enti, della magistratura, di far questo, di far quell'altro. È chiaro che la programmazione che hai fatto diligentemente e che non diligentemente solo noi, ma all'interno dell'organismo territoriale di coordinamento ex articolo 7, è destinata inevitabilmente a saltare. Una volta saltava di più, adesso riuscivamo a farla saltare un po' meno, nel senso che una parte dell'attività, diciamo, è comunque attività programmata. Una parte dell'attività che è
questa qua, diciamo, su richiesta e a seguito di infortunio o di incidente, la chiamiamo attività semi-programmabile, perché comunque un minimo di priorità all'interno di queste richieste riusciamo a farla. È chiaro che l'infortunio mortale deve uscire subito. L'infortunio avvenuto in una ditta alle 6 del mattino, per cui sono usciti i carabinieri e ti chiamano, magari se ci parli, dici: ma cosa è successo? Si è schiacciato un dito sotto che la macchina lì, ma si è tracciato il dito, no, se l'è un po' schiacciato, fanno una foto, sequestra la macchina, quando c'è tempo vengo a guardarla, se non so, le forze dell'ordine, i carabinieri ti dicono va bene, sequestriamo la macchina, così la puoi un attimino rimandare, però insomma sono i nostri problemi quotidiani alla fine questi qua, no? A seguito di malattia professionale, anche questa non arriva mai come urgenza. Ricordo che è obbligo di segnalazione di referto all'ASL da parte dei medici competenti, di famiglia, ospedalieri, specialisti, qualsiasi esercizio e professioni sanitarie, c'è l'obbligo di referto, è un obbligo che viene abbondantemente non rispettato, è un reato penale, la giustifica, in realtà non abbiamo la forza di andarli a pescare o contestare, ogni tanto capita, la scusa è ma io non ero sicuro che fosse una malattia professionale, non è una scusa valida, perché la legge dice che va fatto l'referto anche per il solo sospetto. Anche in questo caso cerchiamo di stabilire criteri di graduazione del rischio e delle priorità delle malattie professionali da indagare, che vengono indagati concordati con la procura. Chiaro che ci sono, si dà assolutamente priorità in questo momento a eventuali, ai mesotelioma, ai tumori professionali che sono sottonotificati in maniera impressionante, alle patologie stress lavoro correlato e alle patologie muscoloscheletriche, che sono le più frequenti, con patologie frequenti ancora come dermatiti, ma soprattutto le ipoacusie, le lasciamo in coda perché sono tanti, diciamo, comunque sono vecchie. Affrontiamo rischi un po' più, come dire, emersi di recente, perché così ci chiedono. Vabbè, poi c'è tutta una parte amministrativa che dobbiamo fare quando c'è l'inizio di nuova attività, una scia, di fatto al momento è un'autocertificazione, non dobbiamo più dare pareri obbligatori, non facciamo più sostanzialmente sopralluoghi di tipo preventivo, però quando abbiamo lasciato assestare l'azienda per qualche mese, poi dei controlli vengono fatti, anche qui in base ai criteri di graduazione del rischio e delle priorità. Chiaro che un'azienda, che ne so io, un'azienda chimica, una galvanica, una fonderia, ha la priorità sull'apertura di una scia per un parrucchiere. Ovvio, adesso ho estremizzato. C'è ancora una parte di verifica e vigilanza su alcuni impianti, è la direttiva macchine aggiornata con il decreto legislativo 17 del 2009. Prevede adesso procedure di autocontrollo a cura di costruttori, venditori, utilizzatori sulla marcatura CE, eccetera, eccetera. Permangono a carico in parte dell'organismo pubblico le verifiche di omologazione e periodiche per gli impianti di messa a terra, gli impianti per le scariche atmosferiche, gli impianti a pressione e gli impianti di sollevamento. La prima verifica a carico di INAIL, le verifiche periodiche a carico dell'ente pubblico o dell'ATS,
o degli organismi privati notificati adesso, però una parte di questa attività ce l'abbiamo ancora in carico, si è ridotta a pochissima, poca cosa il settore impiantistico della Workshop Sal, però c'è ancora e lavora. Una parte dell'attività dovrebbe essere effettuata sul controllo di cosa fanno gli organismi privati notificati. Però qui andiamo in aspetti che forse a voi non interessano. C'è una parte di attività che potremmo definire casuale, si è ridotta a ben poco, quindi proprio senza nessuna programmazione, sostanzialmente mai in settori lavorativi diversi dall'edilizia. L'edilizia, potete capire che ogni tanto è del tutto casuale che stai andando da qualche parte o stai tornando più spesso da altre attività o vigilanza in un'azienda, i cantieri li vedi la gru, ci passi davanti, gli dai un occhio, un tecnico o anche un medico esperto a dare un'occhiata capisce subito se c'è una situazione pericolosa, disastrosa. In quel caso però diciamo che l'attività di vigilanza casuale si ferma a questo. Passi davanti a un cantiere veramente malmesso e ti fermi e fai quello che devi fare, perché c'è sostanzialmente un rischio importante ed evidente. Dicevamo sull'attività di informazione e assistenza, la diamo sostanzialmente in questo modo, attraverso uno sportello informativo e diffondendo le informazioni sul sito web aziendale. Anche questo mi licenzierà il mio ente, devo dire che il nostro sito web aziendale è tendente al pietoso, quindi si fa fatica. Vabbè, anche se sono registrato, abbiamo fatto diverse istanze per migliorarlo e per cercare di migliorare la fruibilità e anche la facilità di caricare materiale per noi da mettere a disposizione degli utenti, ma ci sono dei problemi su questo. In questo momento, diciamo, poi in quest'anno 2020 praticamente non esiste il sito, esiste e magari funziona anche, ma tutto dedicato al Covid, insomma. Tutto il resto, che pure sarebbe importante, perché è vero che il Covid ha cambiato il mondo, ma non l'ha fermato, voglio dire, ci sono anche altre cose al mondo. Se magari ci avevano anche promesso di migliorare, di mettere mano ad alcuni settori del sito nel 2019, poi il Covid ha scombinato i piani anche in quell'ambito lì. Ovviamente cerchiamo di incentivare le attività di formazione sia partecipando alla stesura di protocolli per la definizione della qualità e dei contenuti minimi della stessa. Dando il nostro contributo, non imponendo, voglio dire. Sicuramente al tavolo tecnico che c'è presso l'ufficio scolastico territoriale, dove vengono definite le attività di formazione del personale scolastico, dei dirigenti e degli insegnanti, diamo il nostro contributo per definire assieme a INAIL, assieme all'ispettorato, assieme ai dirigenti e ai lavoratori della scuola, alle organizzazioni sindacali, per esempio, e poi lo facciamo con CPT, lo facciamo magari con un
Viva, eccetera, sia partecipando direttamente a progetti formativi quando ci chiamano, insomma. Sicuramente qua prendiamo anche dei tirocinanti anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, prima del Covid, in questo momento assolutamente no. È a carico nostro la vigilanza sull'esecuzione dei corsi per responsabili di servizi prevenzione e protezione, addetti ai ponteggi, al montaggio dei ponteggi, eccetera, eccetera. ATS è attiva anche con molti istituti scolastici della provincia, anche a Como, sulla diffusione della cultura della prevenzione a partire dalle scuole con interventi di educazione alla salute. Si collabora con le scuole per il progetto Scuole che promuovono salute, che è un progetto nazionale, regionale. Cerchiamo di diffondere, partecipando a iniziative pubbliche, alla diffusione di prassi corrette di prevenzione, linee guida, eccetera, eccetera. Partecipiamo e realizziamo corsi di formazione e informazione, partecipiamo come docenti o contribuiamo all'organizzazione. Noi non possiamo essere provider di formazione, possiamo partecipare a dare una mano ad altri provider che organizzano questi eventi e questi progetti di formazione. Cerchiamo di divulgare documentazione scientifica, tecnica e normativa a livello soprattutto di comitato di coordinamento, dove comunque sono presenti tutte le figure, tutte le stakeholder, le reti, nodi delle reti che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dati statistici ed epidemiologici su infortuni, malattie professionali, sugli infortuni mortali che ci sono stati nell'ultimo anno, eccetera, e diamo pareri su soluzioni di modifica ambientale o di antinfortunistica, pareri credo informati quando possiamo, non su tutto abbiamo le competenze, né, come dire, pensiamo che quello che diciamo noi va sempre bene. Non c'è nessuno che ha la verità in tasca. Diciamo che secondo me, ecco, le linee guida prodotte a livello regionale e nazionale, le buone prassi, i vademecum, la Regione Lombardia su questo era molto produttiva, promuovono un approccio semplice e articolato ai problemi, forniscono delle coordinate per realizzare la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel suo complesso e per tenere sotto controllo tutta una serie di rischi specifici. Secondo me sono molto utili per le piccole e medie imprese, soprattutto per le microimprese che, diversamente dalle grosse imprese, dalle multinazionali, hanno poche risorse in termini di tempo e di denaro, ma spesso hanno un capitale umano che, aiutate dalle linee guida, dalle buone prassi corrette, con un minimo magari di assistenza da parte nostra, da parte di INAI o di altre istituzioni, può tranquillamente adempiere ai compiti di valutazione e controllo dei rischi in modo comunque eccellente. Anzi, secondo me, spesso se le cose si fanno in casa, senza rivolgersi a consulenti esterni, non si delega tutto il problema senza neanche darci un'occhiatina, si fanno le cose fatte meglio facendole in casa. Sono comunque uno strumento pratico d'impresa per dare concretezza alle proprie idee imprenditoriali. Questa è la mia idea. Idee imprenditoriali che sono moderne nel momento in cui tengono conto dei problemi di igiene e sicurezza sul lavoro. Coprono ormai, cioè, un
una vasta gamma di argomenti nel mondo internet sono abbastanza facilmente reperibili, diciamo. Quindi sono, secondo me sono un buonissimo strumento. I piani mirati di prevenzione, che sono una nuova modalità di fare vigilanza, fare il nostro lavoro di vigilanza, sono previsti anche adesso nel piano nazionale della prevenzione, quindi hanno avuto il primato ufficiale. Sono secondo me la strada del futuro. Noi a Varese siamo stati tra i primi ad applicare, secondi, va, prima sono arrivati quelli della Monza Brianza, ma noi subito in coda. Per piano mirato di prevenzione si intende un'attività di far vigilanza che si attiva dopo un'analisi del comitato di provinciale di coordinamento, ex articolo 7, comitato regionale e comitato provinciale, eventi, perché ci sono degli eventi sentinella. Noi ne abbiamo attivato uno nel 2015 perché ci avevamo avuto nel giro di 3 mesi 3 infortuni mortali in fonderia. Oppure in base all'andamento infortunistico del territorio, perché è uscita una nuova normativa che cambia le carte in tavola, perché sono uscite delle buone prassi, delle linee guida, dei vadimet, dei vachimet, che affrontano in maniera nuova e diversa un specifico problema, si decide di attivare un piano mirato di prevenzione. Piano mirato di prevenzione che viene deve essere progettato a livello del comitato provinciale di coordinamento, quindi non è progettato solamente dagli operatori di ATS, ma magari da uno o due operatori di ATS, un tecnico o due di aziende di quel settore. Fonderie, noi avevamo, per fare l'esempio, avevamo attivato il piano mirato di prevenzione sulle fonderie, quindi c'erano un paio di tecnici delle fonderie, un tecnico mandato dal sindacato, un tecnico di Univa, un tecnico di Confapi, un rappresentante dell'ordine dei periti industriali. Si progetta l'intervento tutti assieme, si stendono buone prassi, si coinvolgono un po' le aziende, il progetto viene, l'intervento viene validato a livello del comitato provinciale di coordinamento, vengono predisposte sempre questo gruppo di lavoro interforze, chiamiamolo così, una scheda dedicata all'autovalutazione aziendale di quel problema, che viene validata anche questa, vengono informate le ditte con circolare facendo un incontro seminariale, con l'aiuto delle organizzazioni dei datori di lavoro che devono coinvolgere le aziende, le aziende che aderiscono al piano mirato di prevenzione, appunto partecipano al seminario, hanno tutte le informazioni, possono accedere o chiedendo alle loro organizzazioni, datori dove sono associati o a noi, tutte le informazioni, ricevono una scheda di autovalutazione dove trovano tutte le informazioni per valutarsi da soli su quell'aspetto. Piano mirato di prevenzione per le fonderie riguardava il rischio infortunistico nelle lavorazioni di fonderia. Molto articolate queste schede, con quello hanno una guida per autovalutarsi. quando si sono valutati, compilano la scheda, e qui abbiamo avuto
da molti segnali e ritorni incoraggianti, nel senso aziende che avevano molti punti della scheda fuori posto, ti dai sei mesi di tempo per restituirti la scheda compilata, rendendosi conto di avere molte cose fuori posto, le mettono a posto, così ti rispondono che sono a posto perché le ha messe a posto. Le aziende virtuose, non tutte sono così, però è già un risultato. La scheda viene restituita con obbligo di ritorno, non all'ASL, questo è un errore, ma al Comitato Provinciale di Coordinamento. Noi le schede non le vediamo, ma anonime, cioè vediamo i risultati già elaborati dal Comitato Provinciale di Coordinamento. La regola è che si vanno a controllare le aziende che erano state invitate a partecipare e che non hanno partecipato, o che hanno partecipato ma poi non hanno risposto. Quelle si vanno a controllare tutti, a quel punto si fa vigilanza, e una quota di aziende tra quelle che hanno risposto comunque vengono controllate, si fa un'estrazione proprio con i numeri casuali a livello di Comitato Provinciale di Coordinamento, non so, un 5% delle aziende si va a controllare per controllare che quanto hanno sulla scheda corrisponda ragionevolmente alla situazione che c'è in azienda. Ma in questo modo l'azienda ha avuto il tempo di ragionarci sopra, di mettersi a posto, e comunque è chiaro sia a chi va a controllare sia a chi è controllato qual è l'ambito del controllo, quello. Poi se l'azienda ovviamente ha mentito o ha barato un po', ci sarà un verbale di contravvenzione, ma quello fa parte del gioco e del nostro lavoro. Il vantaggio è che si vengono coinvolte in genere la maggior parte delle aziende interessate. Con un piano mirato di prevenzione si raggiungono centinaia di aziende e si affrontano tutti assieme un problema. Tante volte è utile perché c'è uno scambio di informazioni e di soluzioni tra le aziende che hanno già risolto un problema e le aziende dello stesso tipo che invece fanno fatica. C'è un coinvolgimento pieno e soprattutto un autocontrollo da parte del sistema di prevenzione dell'impresa, è trasparente ed equa l'attività della pubblica amministrazione ed è un sistema per cui si viene coniugata l'informazione e l'assistenza con la vigilanza, con il risultato di una modernizzazione delle attività di vigilanza. Ora ci sono diverse ASL e ATS in giro per l'Italia che sostanzialmente a partire dal 2014 hanno cominciato a fare interventi di questo tipo. Sono stati anche fatti degli studi comparativi tra i risultati in termini di diminuzione degli infortuni, diminuzione del numero delle inadempienze all'interno delle aziende, dove è stato fatto il piano, dove non è stato fatto il piano, dove il piano è stato fatto in maniera diversa, cioè senza coinvolgere all'inizio le aziende, e sono emersi risultati che hanno dimostrato che dove si è stato applicato in pieno il piano mirato di prevenzione, i risultati, l'output è stato nettamente superiore agli altri tipi di intervento, quindi sono diventati un'indicazione del piano nazionale della prevenzione ultimo 2021-2025. Dopo il piano mirato fonderie, noi avevamo attivato il piano mirato metalmeccaniche 2 e il piano mirato carrelli elevatori, sono cominciati nella seconda metà del 2019
si sono bruscamente interrotti e non sono più andati avanti, nel marzo del 2020 non c'è bisogno che vi spieghi il perché. Sono lì congelati e non sappiamo quando riusciamo a farli ripartire. Il personale di vigilanza e ispezione ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, attribuita nominalmente con decreto del prefetto, è valida nei limiti del servizio a cui sono destinati secondo le rispettive attribuzioni. Quindi non è valida per arrestare una persona che è rubata, adesso estremizzo, ma è valida nell'ambito della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Quindi c'è il potere di accesso, possiamo visitare in ogni parte, qualsiasi ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, eccetera, eccetera. Abbiamo potere di fare ispezioni, di visitare, abbiamo già detto, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiale o prodotti ritenuti nocivi, di chiedere al datore di lavoro e dirigenti preposti ai lavoratori tutte le informazioni che riteniamo necessarie per l'adempimento dei nostri compiti, comprese tutte le informazioni sui processi di lavorazione, possiamo prendere visione presso gli ospedali e chiedere copie, acquisire quindi documentazione clinica dei lavoratori per malattie o presunte tali, documentazione sugli infortuni, gli esiti degli infortuni, le schede di sicurezza dei prodotti, i libretti d'uso delle macchine, di attrezzature, possiamo acquisire praticamente tutto. Ovviamente dobbiamo mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione, sulle notizie, i documenti di cui veniamo comunque a conoscenza o che acquisiamo per ragioni di ufficio. L'attività di polizia giudiziaria può essere richiesta con specifica delega, purtroppo di deleghe ne abbiamo tantissime, c'ho un arretrato che mi vergogno a dire perché nell'anno del Covid praticamente non abbiamo lavorato, non abbiamo potuto lavorare sulle deleghe dell'autorità giudiziaria, ma le funzioni si attivano, cioè non c'è bisogno di una delega. Se c'è la delega abbiamo le spalle più coperte, nel senso che comunque chi mi comanda è il PM, se ho qualche dubbio su cosa fare telefono al PM che mi deve dire fai così, fai cos'ha. In realtà come ufficiale di polizia giudiziaria le funzioni si attivano anche quando nell'ambito della normale attività di prevenzione, nel corso di un accertamento di routine, vengono rilevate delle ipotesi di reato, e purtroppo in materia di salute e sicurezza, ambienti di lavoro, sostanzialmente tutto l'81, la direttiva macchine anche, eccetera, eccetera, la maggior parte delle norme collegate sono reati di natura penale, quindi assumiamo pressoché sempre la giacchetta di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati, impedire la prosecuzione del reato facendo verbali di contravvenzione, di prescrizione o combinando disposizioni, sequestrando l'oggetto del reato, per esempio una macchina, un impianto, un reparto, una stanza. Abbiamo l'obbligo di ricercare gli autori del reato, nel nostro caso sono quasi sempre ovviamente reati di tipo commissivo, non hai fatto quello che la legge prevedeva. Abbiamo l'obbligo di assicurare le prove, possiamo quindi fare perquisizioni, sequestri, individuare testimoni. Dobbiamo svolgere qualsiasi tipo di indagine e attività ci dispone o ci delega l'autorità giudiziaria e dare comunque senza ritardo sempre comunicazione di reato al pubblico ministero. Quindi in realtà
noi abbiamo due padroni, lavoriamo sotto due padroni, da una parte la direzione di ATS, dall'altra parte il magistrato. Diciamo che gestionalmente dipendiamo dalla normale gerarchia aziendale, funzionalmente dipendiamo dall'autorità giudiziaria. L'articolo 109, se non ricordo male, della Costituzione è fatto di poche parole e dice testualmente: l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Quindi in realtà tra i due padroni ce n'è uno che conta di più, mettiamola così. Vabbè, queste cose sostanzialmente le abbiamo già dette, possiamo accedere, ma assumere sommarie informazioni testimoniali. Da qualsiasi persona informata dei fatti o che potrebbe essere informata dei fatti, compresa la parte lesa, quindi da chiunque possa riferire circostanze utili ai fini dell'indagine. Nel caso di persone sottoposte ad indagine, ovviamente non può farmi delle spontanee, può fare all'autorità giudiziaria delle spontanee dichiarazioni. Non posso chiedergli nulla se non essendo sottoposto ad indagini, quando è sottoposto ad indagini, essendo individuato come il possibile autore del reato commissivo, le informazioni le dobbiamo assumere solo interrogandolo su delega del PM e in presenza dell'avvocato difensore. Possiamo impartire, anzi dobbiamo impartire prescrizione, possiamo procedere con perquisizioni e sequestri, è necessaria la delega, in questo caso la convalida, ma voglio dire, se siamo in un ambiente di lavoro e abbiamo bisogno di perquisire, avere la delega o la convalida significa che telefoni al magistrato di turno e gli dici: mi capita così e così, e lui ti dice: sequestra, fammi il verbale di sequestro che domani lo convalido. È lo stesso per la perquisizione, non è che ci vogliono. Negli ultimi anni è diventato più indaginoso, bisogna fare più carta, però voglio dire, non mi ricordo di un sequestro non convalidato dalla magistratura o di una perquisizione non convalidata, anche perché, ripeto, telefoni al magistrato e lo fai, dici: ho questa necessità, cosa faccio? Procedi, poi te la convalida, è chiaro. Il sistema sanzionatorio, e poi chiudiamo, dai, prevede quattro tipologie di sanzioni, il sistema sanzionatorio del decreto legislativo 81 prevede l'arresto, arresto, ammenda, ammenda e sanzioni amministrative. Sanzioni amministrative sono pochissime, le sanzioni sono graduate in base alla gravità della violazione e alla rilevanza della disposizione violata. Il fine riparatorio tendenzialmente prevale su quello punitivo, ovvero il decreto legislativo 106 del 09 che ha modificato e integrato la decreto legislativo 81 ha recepito lo spirito del decreto legislativo 758 del 94 che è il nostro faro guida, che è sostanzialmente il decreto di depenalizzazione, chiamiamolo così. I soggetti a cui si applicano le sanzioni sono, non c'è bisogno di dirlo, lo sapete benissimo, dai datori di lavoro per tutte le figure intermedie fino ai lavoratori e sostanzialmente alla fine venditori, noleggiatori, committenti, chiunque alla fine. Infatti l'articolo 299 dell'81 sancisce che chiunque, indipendentemente dall'investitura formale, eserciti di fatto poteri direttivi, è punito alla stregua di un datore di lavoro dirigente preposto, cioè c'è un principio di effettività. Voglio dire, esercitare di fatto poteri direttivi, se siamo due operai e io ti dico fai così,
e te l'ho detto io lo faccio e succede un disastro, sono io che ti ho detto di far così, che ho trovato quell'ordine. Avevo il potere, non avevo il potere, c'avevo un'investitura formale. No, però l'ho fatto. Quindi chiunque può essere, la sanzione sostanzialmente deve essere motivata, chiaro. Allora, c'è l'articolo 14 dell'81 prevede anche la possibilità per noi di adottare un provvedimento amministrativo di carattere cautelare per la sospensione dell'attività di impresa nel caso la violazione sia grave, e le violazioni gravi sono individuate nell'allegato 1 del decreto legislativo 81, reiterate, quindi nello stesso, nei 5 anni antecedenti, lo stesso soggetto ha commesso violazioni della stessa natura e della stessa indole, quindi. Vabbè, adesso non le leggiamo tutte. La sospensione dell'attività di impresa è prevista per queste violazioni, che sono tutte violazioni di tipo grave, le conseguenze possono essere veramente gravi. No, ve le leggo, le potete leggere da soli. La sospensione è disposta sulle attività lavorative che rispondono a rischi gravi. Dopo che un'attività è stata sospesa, è possibile fare solamente i lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per ottemperare le prescrizioni che abbiamo rilasciato. È impugnabile la sospensione dell'attività di impresa al presidente della giunta regionale entro 30 giorni. È revocabile a condizione del ripristino delle regolari condizioni e dopo il pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro. La mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione configura la contravvenzione di cui l'articolo 14,10 punita con l'arresto, non si applica in questo caso il 758. I reati puniti con la pena dell'arresto sono definibili solo in via giudiziaria, Questo è il percorso, intervento ispettivo, si riscontra la violazione, si comunica la notizia di reato al PM, il PM chiede al GIP, il giudice delle indagini preliminari, il rinvio a giudizio, il GIP, ai sensi dell'articolo 302, può richiedere, su richiesta dell'imputato, può sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria. Le condizioni per la sostituzione dalla pena detentiva alla pena pecuniaria è che abbia eliminato le fonti di rischio, che abbia eliminato le eventuali conseguenze dannose del reato e la violazione non ha causato la morte o lesioni gravi o gravissime all'eventuale infortunato. Non sono molte. Sulla sospensione dell'attività di impresa mi ero dimenticato di dirvi che è una possibilità che c'è, a mia memoria non ne abbiamo mai applicata una, anche perché va detto, non ne abbiamo mai applicata una perché le situazioni di violazioni gravi reiterate, anche questo mi registrate, però rimarrà registrato per sempre, riguardavano la provincia, qualche ufficio comunale e gli ospedali. È evidente che non puoi sospendere l'attività dell'ospedale e neanche della provincia o di cose di questo genere, insomma. In caso di aziende non è mai capitato. I reati puniti con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, anche qui, c'è l'intervento ispettivo, si riscontra la violazione, si fa un verbale di contravvenzione e prescrizione e si dà comunicazione della notizia del reato al pubblico ministero, ovviamente al contravventore, che ha quindi nel verbale c'è scritto cosa ha violato, cosa deve fare per ottemperare e risolvere il problema e anche come
magari in alcuni casi la prescrizione può essere molto dettagliata, in altri casi un po' più generica, dipende dal caso e da qual è il problema. Scaduti i termini, cioè dopo, quando ha messo a posto, deve comunicare che ha messo a posto, si fa un sopralluogo di verifica, se si verifica che effettivamente è ottemperato la prescrizione, viene ammesso al pagamento in via amministrativa e in quel caso il pagamento è ridotto ad un quarto, cioè se la sanzione era 10.000 euro paga 2.500 e il PM chiede al GIP l'archiviazione. In questo caso il reato è diventato cioè viene tramutato da reato penale, diciamo, a reato amministrativo e non c'è, oltre a pagare un quarto, non c'è la menzione nel casellario giudiziario. Se invece la sua prorogo di verifica si verifica che non c'è stato l'adempimento alle prescrizioni, il PM chiede al GIP il rinvio a giudizio e ci sarà quindi il processo e quant'altro. Se viene assolto, buon per lui. Se non viene assolto, pagamento è della sanzione completa e non di un quarto, e già la felina penale sporca a quel punto. I reati puniti con la pena dell'ammenda è esattamente la stessa cosa, quindi non la ripetiamo. È riportato due volte, quindi la pena alternativa dell'arresto dell'ammenda e la pena dell'ammenda, perché il decreto legislativo 758 non prevedeva questa, diciamo, possibilità per i reati puniti solo con la siamo finiti? Non una sera indietro, ok. Ecco, non prevedeva il percorso 758, quindi questa depenalizzazione per i reati puniti solo con l'ammenda. E appunto il decreto legislativo 81, novellato dal 106, che all'articolo 301 li ha equiparati a quelli puniti con l'alternativa dell'arresto e dell'ammenda, correggendo un errore grave, perché un reato minore aveva un trattamento meno favorevole di un reato maggiore. Le sanzioni punite con sanzioni amministrative, che sono abbastanza poche nell'81, anche qui si fa l'interesse ispettivo, si contesta, si fa la contestazione con provvedimento di regolarizzazione. Dopo la verifica si è regolarizzato, c'è l'ammissione del contravventore al pagamento dell'importo minimo della sanzione, c'è la mancata regolarizzazione, parte tutta la procedura ex 650 e 347 del codice penale. Il giudice penale applica la sanzione amministrativa. In questo caso, trattandosi di reati di natura amministrativa, è possibile sempre il ricorso per via gerarchica al presidente della giunta regionale oppure al TAR. In realtà io penso di aver fatto negli ultimi 10 anni penso di aver fatto una sanzione amministrativa complessivamente. Non le usiamo quasi mai. Ripeto, perché sono poche, nell'81 sono veramente poche le previsioni su quasi tutti i reati penali. Vabbè, questa è la stessa cosa. Io direi di chiuderla qua. Le slide successive ripetono sostanzialmente quello che era detto in via generale qua. Il decreto legislativo 758 fissa, ecco, questo è la cosa importante,
fissa dei termini che sono perentori. Quando do il verbale di contravvenzione e prescrizione, nel verbale ci sono scritti dei termini per l'adeguamento. Dipendono dalla natura della questione. Chiaro che per ripristinare, che ne so io, la tavola fermapiede in un ponteggio, ti do un giorno, due giorni. Per rifare l'impianto di aspirazione di un impianto galvanico, devi fare il progetto, ti do 6 mesi. Ecco, c'è la possibilità di concedere una proroga nel caso la proroga la puoi chiedere se degli impedimenti esterni alla tua volontà e al tuo agire non ti hanno consentito di temperare entro i limiti, allora puoi chiedere la proroga, se no non puoi chiederla. Voglio dire, noi vediamo persone che gli dai 3 mesi per sistemare le protezioni di una macchina e ti dicono chiedo la proroga 3 giorni prima che scada la contravvenzione e chiedo la proroga perché non sono riuscito a farlo. E dici, come non sei riuscito? Non mi consegnano in tempo i pezzi. E dico no, mi fai vedere l'ordine. Allora l'ordine avevi 3 mesi, l'hai fatto a 5 giorni dalla scadenza, mi dispiace, vai a spiegarlo al giudice. Ho fatto l'ordine, quest'anno è capitato spesso, ho fatto l'ordine, l'azienda che mi doveva portare i pezzi è chiusa perché ha preso tutto il Covid, e va bene, ti do la proroga. Oppure il lavoro è particolarmente complesso, i progettisti stanno facendo fatica, va bene, hai fatto, stai facendo, ti do la proroga. Proroga, l'adempimento massimo è 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi. Nelle altre slide vedete i termini di scadenza, cioè la verifica positiva entro 60 giorni dalla scadenza, noi dobbiamo andare a fare la verifica, se la verifica è hai ottemperato, ti faccio il verbale di ottemperanza e di ammissione al pagamento. Ho 60 giorni, 30 giorni di tempo per giarla e il contravventore ha 30 giorni di tempo per ottemperare. Nel caso di negatività, ovviamente va avanti il procedimento penale. Il non adempimento nei tempi prescritti o l'eliminazione della situazione di pericolo con modalità diverse da quelle indicate dall'organismo di vigilanza sul verbale non permette di essere ammessi al pagamento in via amministrativa, non permette però, ci sono delle scappatoie. Se il datore di lavoro ritiene eccessivo o inapplicabile la prescrizione e adotta misure diverse ritenute congrue e sottopone alla valutazione del magistrato penale, ci sarà comunque l'estinzione del reato mediante un pagamento di un quarto del massimo. Se l'adempimento è in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo, è valutato ai fini dell'applicazione dell'oblazione prevista dall'articolo 162 bis del codice penale. Una volta era un terzo del massimo, adesso è stato portato a un quarto del massimo, quindi non succede niente. Spesso alcune aziende che non ce la fanno per motivi oggettivi e che sono già arrivati al massimo del tempo concedibile, magari concordano con noi prima e riescono a comunque ottemperare in questo modo, e poi quando magari il magistrato ci chiede ma voi come cosa ne pensate, se noi diciamo sì, va bene, ecco. Boh, abbiamo finito, non vi dico di far domande perché penso che vogliate... No, io ne avrei una se possibile, velocemente, veloce spero. Buonasera, Girolamo Cardano di Sacane, buonasera. La questione radon, a che punto? Bella domanda, rimandiamo alla prossima. No,
cercando di rimettere. Okay. Eccoci qua. La questione Radon è una questione di cui francamente non ci occupiamo noi, ovvero spiego. Se ci sono ambienti seminterrati, interrati, è obbligatoria la misura del radon, giusto? È obbligatorio mettere le trappole e valutare. Ecco, a secondo dei risultati che vengono fuori, certi ambienti si possono utilizzare oppure non si possono utilizzare e vanno, nel caso non si possono utilizzare, perché adesso il livello è molto basso, mi sembra 300 becquerel, 300 mi sembra, vanno presi dei provvedimenti per diminuire, per isolare questi locali, per evitare la permanenza di persone, però più di questo non le so dire, perché per occuparsi di questa cosa sono l'ispettorato del lavoro, noi, ma ci vuole una competenza particolare che è del tecnico qualificato e del medico autorizzato. Ci abbiamo un tecnico qualificato e un medico autorizzato, non sono qua adesso, non so come reperirli e trovarli, io francamente non me la sento di rispondere su una cosa, non mi piace cioè dire cose su un argomento che non conosco. È un argomento che in parte affrontiamo come servizio, ma vengono passati alla dottoressa Corrao, faccio anche i nomi, che è medico autorizzato, quindi un medico che si occupa specificatamente di radiazioni. Io direi qualche sciocchezza in materia, quindi è inutile che dica qualcosa, perché imparate delle sciocchezze da me in materia. Va bene, grazie mille, dottore. No, se c'è bisogno, comunque, mandi una mail, ci mandi una mail che faccio rispondere. Va bene, grazie. No, ci mancherebbe, fa parte dei nostri compiti anche. Ecco, manda una mail e io faccio rispondere alla dottoressa Corrao. E più che altro per sapere a che punto è il comune, perché noi qui abbiamo tutti i sensori installati, il comune poi periodicamente fa i controlli, ma non abbiamo avuto nessun report. Anche perché in questo momento noi quegli ambienti li utilizziamo come laboratori, quindi la permanenza è ridotta, però durante quest'anno avremmo avuto bisogno di quegli ambienti per la questione Covid, ci servivano le aule. Sì, certo. Allora, se mi mandi una mail con i riferimenti, anche solamente i suoi riferimenti telefonici, e dico do a disposizione alla dottoressa Corrao di contattarla per discutere e capire. Va bene, grazie. Il problema, prego, ci mancherebbe. Okay. Alcuni dirigenti la salutano e vi ringraziano, hanno dovuto lasciare per impegni. Però siamo stati arrivati alle 18. Poi 18. Se vuol mandarmi il materiale, le slide, io le invio a tutti i dirigenti, non c'è problema. Sì, domani mattina gliele mando, adesso andiamo a casa. Che no, adesso basta, anch'io sono dalle 8 qua, quindi ma adesso basta. Domani mattina gliele mando, senz'altro. Va bene, se gli altri vogliono, io le invio tanto le email di tutti. Tediato e se ci sono dei quesiti che volete, poi rispondiamo, anche per email, non c'è nessun problema. Se qualcuno ha qualche...